ci siamo salutati la scorsa volta praticamente all'uscita di Madame Sari, o Madame Sari, non so come la chiamate voi, però io l'ho sempre chiamata Madame Sari, proprio come scritto. Ma Forspoken in realtà me ne hanno parlato maluccio, quindi ho fatto bene a non preordinarlo, sinceramente. La demo mi aveva quasi divertito, però poi meglio che non l'abbia preordinato effettivamente, perché quanto pare non sembra essere bellissimo, quindi meglio così. Almeno per il mio portafoglio, meno così. Però poi mi fai sapere magari com'è, visto che almeno tu lo puoi giocare, io no, perché non lo giocherò, però vabbè. Ricomponiamoci. Allora, ci siamo salutati all'uscita di Madame Sari. Abbiamo ben 91 ore di gioco sul nostro orologio, perché appunto abbiamo fatto le follie con Marcus per portarlo al 99, ed eravamo pronti praticamente per dirigerci verso una nuova zona. Nuova zona che io ho già praticamente iniziato a percorrere. Ho iniziato a percorrere questa strada perché, se vi ricordate bene, la scorsa volta vi dissi che avrei recuperato le creature amichevoli che mi mancavano, ovvero la ninfa e lo yeti. Lo yeti, ho fatto le clip, ovviamente, che saranno incorporate poi nella live che caricherò su YouTube e che dividerò in episodi, perché ormai sto adottando questo metodo. E quindi vi volevo dire appunto dove sono andato a procacciarmi queste creature amichevoli. Allora, lo yeti lo abbiamo trovato nella pianura di fronte a Madame Sari, perché si trova per l'appunto lì, proprio davanti alla pianura. Mentre invece la ninfa sono venuto a prenderla nello spot che mi ricordavo esserci al 100%, per evitare di perdere tempo, perché avrei perso sicuramente molto più tempo a cercarla da un'altra parte. L'ho praticamente cercata qui, nella foresta che si trova praticamente davanti all'albero di Ifa, solo che adesso l'albero di Ifa non si vede. Ecco, si vedono praticamente lì le... Eccolo, ve lo faccio vedere da qua. Si vede praticamente da qua, eccolo, vedete? Là ci sono le radici. In questa foresta, che si trova per l'appunto dopo l'uscita del sentiero di Conte Petit, abbiamo la possibilità di raggiungere la foresta e qui incontrare la nostra ninfa, che chiederà due gemme grezze. Quindi, ovviamente, gemme grezze, se avete farmato o comunque avete la possibilità, ne avrete già a botto. Quindi potete tranquillamente utilizzare le gemme grezze. E qui oggi ci ritroviamo praticamente davanti all'albero di Ifa. L'Excalibur 2, quella è. Sì, c'è praticamente la possibilità di recuperare un'arma speciale del gioco, che è fatta apposta per la speedrun, per premiare gli speedrunner, che è l'Excalibur 2. L'Excalibur 2 che si trova praticamente nel luogo dei ricordi se raggiunto entro le 12 ore di gioco. Però è l'Excalibur 2. L'Excalibur normale si può prendere lo stesso e ovviamente la prenderemo, perché comunque sarà l'arma, tra virgolette, finale di Steiner, quindi la prenderemo. Però sì, c'è anche l'Excalibur 2 che si trova nel luogo dei ricordi e bisogna raggiungerla entro 12 ore. Sì, ti ricordi bene. Però per quanto riguarda essere perfezionista all'interno di un gioco del genere, 12 ore è veramente troppo troppo poco, quindi per me è una cosa impossibile da fare. Detto ciò, abbiamo reclutato Eiko, abbiamo soddisfatto le condizioni delle creature amichevoli, possiamo entrare all'albero di Ifa. E non di Lifa, come io ingenuamente da bambino lo chiamavo. L'antico albero della vita. Quanta nebbia! Allora sarà vera la storia che questa è la sorgente della nebbia? Allora, si potrebbe far passare il tempo con il reset del counter, ma non funziona in modo diretto. Il counter di Final Fantasy IX è molto complesso, perché sono state assegnate ovviamente dei codici, perché ovviamente sappiate che il gioco è stato programmato con codice hex a 255 caratteri, quindi il massimo da raggiungere è 255 per un valore massimo, e ogni volta che l'orologio si resetta, la prima volta diventerà rosso, la seconda volta, se non ricordo male, ritorna bianco, ma ritornando bianco non è l'orologio originale,
è inteso come un terzo counter, cioè ci vorrebbero anni per farlo ritornare alla, diciamo, al counter originale, perché devi ritornare praticamente nella stessa combinazione di quello che è il timer iniziale. Quindi, cioè, devi praticamente metterti lì. Lo potresti modificare tu manualmente con programmi esterni, però non riusciresti a farlo subito. Ci vorrebbero anni per farlo ritornare al counter originale. È una cosa che hanno pensato gli speedrunner. Questo ve lo posso dire perché a me piace, ovviamente. Cioè, per chi mi conosce lo sa che io tutti i titoli che ho portato di Final Fantasy li ho studiati proprio anche dal punto di vista tecnico. E queste domande, che comunque sono ovviamente domande interessanti e pertinenti, a me piace dialogarle e risponderle, se ovviamente so la risposta. In questo caso lo so, perché appunto il counter è stato progettato appositamente per evitare questo genere di truffa, perché appunto la prima volta che si superano le 99 ore il counter diventerà rosso, e ve lo farò vedere perché noi sicuramente le sorpasseremo le 99 ore. Di certo, proprio sicuro, e quindi vedrete che il counter tornerà ad essere rosso. Una volta risuperate le 99 ore tornerà ad essere bianco, ma non è lo stesso counter iniziale. Infatti, se noi, una volta resettato il counter, andremo nel luogo dei ricordi, non saremo abili a prendere l'Excalibur 2. E questo ve lo posso dire per certo perché l'ho provato sulla mia PlayStation, perché ho fatto questo esperimento per vedere se dopo le 99 ore in rosso il counter potesse tornare effettivamente come era originariamente, e non ci torna. Quindi vi posso assicurare che non funziona. Non mi ricordo se addirittura cambiava anche colore. Ho un vago ricordo che forse il counter diventava giallo per la terza volta che si superavano le 99 ore, ma non lo ricordo di preciso. Ho un ricordo un po' distorto di questo, se devo essere sincero. Mi ricordo che era o ritornava bianco o addirittura era giallo. Quindi, cioè, mi ricordo una cosa simile, ma non ne sono sicuro al 100%. Il counter rosso sì, perché l'ho fatto tante e tante volte su Final Fantasy IX. Il terzo counter del tempo non lo ricordo precisamente. Quindi su questo dovrei andarmi a riguardare un pochettino la roba. Tutto bene? Sì. Ecco qua. Cos'è stato? È il sigillo. Non sei ferito, vero? Come ti senti? Stai bene? Tutto ok. Eiko subito preoccupata per il suo amore. Qui ovviamente possiamo scegliere diverse soluzioni, ma quella più intelligente e quella corretta è chiedere a Eiko. Hai detto che c'è uno spirito dell'invocazione sigillato. Accidenti, come facciamo a sciogliere il sigillo? Basta chiedere allo spirito di ritornare qui. Con il corno che abbiamo noi sciamani possiamo comunicare con gli animali e con gli spiriti. Possiamo anche invocarli. Oddio, chi è? Loli, grazie per la sub. To, messaggio molto molto. Mi ero dimenticato di aggiornare. Lo dovevo fare ieri, ma non è stato in live. Ma sei andato. Ah, vabbè, sì, figurati. Non ti preoccupare, non è quello il problema. Grazie ovviamente per il rinnovo della sub. Bentornato. Possiamo anche invocarli. Guarda, Magica Bula, Bidi di Bula, prendi la luce che vuoi tu, anima stellare che vivi lassù, rispondi a me qua giù, Bidi di Body di Bu. Eccolo qua, ottenuto Rubino, quindi abbiamo ottenuto un'altra gemma. Visto? Ora possiamo andare. Grazie Eiko. Era una formula magica per sciogliere il sigillo? Ma che... Per invocare uno spirito basta concentrarsi col corno e ci si mette in contatto. Allora, che dicevi prima? Niente, era solo per fare colpo su Gidan. La formula magica sarebbe più lunga, ma l'ho accorciata e gli ho detto solo di sbrigarsi a venire. Io non ho sentito neanche quello. Beh, andiamo. Ok, ovviamente piccola gag per il fatto che Eiko appunto volesse, come dire, impressionare Gidan, facendo vedere che lei appunto era forte e che poteva comunicare con gli spiriti, quindi tanta roba. Va bene, possiamo andare. Bellissimo l'albero di Ifa come concept, come mappa, fighissima, veramente fighissima. Che non se la fila perché giustamente Gidan è interessato alla...
alla signorina un po' più grande. Ricordiamoci che ci sono ben 10 anni, ci sono ben 10 anni di differenza comunque tra Eiko e Jidan, quindi non sono pochi. E ricordiamoci anche che Eiko ha solo 6 anni e lei a 6 anni già fa discorsi come sposarsi, come innamorarsi di Jidan, come, cioè, tante robe che io a 6 anni probabilmente neanche conoscevo. Cioè, io a 6 anni ero probabilmente ancora a sbucciarmi le ginocchia mentre giocavo a calcio per strada, e lei invece già sta pensando a come mettere su famiglia. Vabbè. Vabbè. Detto questo, vi faccio vedere un secondo. Ecco, mettiamo il menu in pausa proprio per farvi vedere quest'albero che sembra un pene, perché fondamentalmente, se lo vedete bene, sembra un pene. Ma l'albero di Ifa presenta praticamente dei mostri che sono facilissimi da sconfiggere. L'albero di Ifa in realtà è un posto facile per chi conosce il gioco. È molto difficile invece per chi non lo conosce. Perché è difficile? Perché il livello che comunque si va a raggiungere dei mostri presenti all'interno del gioco è veramente elevato. È molto 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 alto. Però se ovviamente conoscete il gioco e sapete come affrontare le varie difficoltà del gioco, sapete benissimo che, cioè, dovrete sapere benissimo che questo albero in realtà è formato da pietre. Cioè, gli alberi che si trovano all'interno dell'albero di Ifa, questi rami che fondamentalmente si trovano nell'albero di Ifa, sono dei rami di pietra. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi utilizziamo un ago dorato, non posso vivere spietrificato. Esatto. Lo one shottiamo. Proprio per questo motivo. E l'albero di Ifa è pieno di nemici che funzionano. È pieno di nemici che funzionavano così. Sì, l'item è l'ago dorato. Si può rubare o si può ricevere come drop, quindi non è un problema. Cioè, molte volte lo droppano nel momento in cui muoiono, ma non è un boss questo. Quindi non mi interessa rubare gli oggetti qua. Questi sono incontri casuali e li possiamo skippare come se non ci fosse un domani. E l'albero di Ifa è pieno di questi mostri che possono essere one-shottati. E infatti il luogo dell'albero di Ifa è facile, è di facile lettura per un giocatore esperto, proprio perché già sa come counterare i nemici, cosa che ovviamente un novello non sa, e che giustamente si ritrova ad affrontare nemici molto più forti di quello che sembrano. Non ricordo se fosse umano o meno, ricordo che era stata trovata cresciuta dai Mog e rimase lì. Forse mi ricordano gli orecchini dei Modè che dava lei, che mi fanno pensare che sia vecchia. Allora, Eiko in realtà è una bambina che vive con gli sciamani e viveva con suo nonno. I Moguri sono arrivati dopo, diciamo, perché sembrano avere un collegamento diretto con gli invocatori di Final Fantasy IX. È una teoria che non è mai stata approfondita questa, però diciamo che i Moguri sono degli esseri superiori, cioè sono delle creature superiori che si avvicinano alle invocazioni. Ed è per questo che comunque entrano in contatto con gli sciamani e gli sciamani possono entrare in contatto con loro. Gli sciamani utilizzano il corno che hanno sulla testa, i Moguri utilizzano il pompon che hanno sulla testa. Non ci sono dati certi di questa cosa, però è molto molto probabile che sia appunto una sorta di correlazione tra i due popoli, no? Tra i Moguri e gli invocatori. Però Eiko fondamentalmente è nata come una bambina normale, lei aveva un padre, aveva una madre, solo che poi sono morti con una cosa che vedremo oggi. Oggi scopriremo come Daga è arrivata ad Alexandria e come Eiko ovviamente faccia parte della tribù degli sciamani, o degli evocatori in questo caso, anzi invocatori per essere più precisi, o evocatori, anzi forse è più corretto dire evocatori in questo caso. Però oggi si saprà tutta la verità. Oggi si saprà tutta la verità, però Eiko fondamentalmente è una bambina come tutte le altre, solo che ha un corno in testa ed è una sciamana. Let's go. Però ovviamente è molto matura per la sua età, perché giustamente ha vissuto tra le favole di Eiborn ed è vissuta anche a contatto dei Moguri.
Ale. One shotato. Easy. Allora, io devo vedere un secondo. Ah, giusto, tu hai perfora reflex, quindi non hai... Ok. Ah, tu forse ancora dovevi apprendere? Ah, stai apprendendo... Ah, vero, perché le scarpe ce le acquina. È vero, le scarpe ce le acquina, quelle con sempre haste. Ecco perché giustamente non puoi apprendere. Vabbè. Oh! Un moguri, Mocchi! Ma io per te ho una bella lettera. Una lettera da Momo? Grazie, Kupo. Caro Mocchi, nel villaggio dei Maghineri è venuto un bimbo di nome Vivi. Ha degli occhi così tristi. Che gli sarà capitato, Kupo? Volevo incoraggiarlo, ma per la vergogna ho finito per non dirgli niente. Tanti Kupo da Momo. Un bimbo con gli occhi tristi? Poverino. Chissà che cosa gli sarà capitato, Kupo. Ok. E ovviamente questa era una delle lettere che dovevamo consegnare dalla scorsa volta. Non abbiamo lettere in questo caso, quindi possiamo andare avanti. Abbiamo finalmente, stiamo smaltendo le lettere che ci stanno dando. Che posto strano. Chi l'avrà costruito? Di qua, di qua. Stai bene, Vivi? Come fate a correre su queste radici? Io non ci riesco. Sei poco sicuro di te, ragazzo. Che paura. Voi aspettate qui. Io e Gidan andiamo avanti. Col cuoricino. E io voglio venire con voi. Voglio arrivare fino in fondo. Va bene, ma non ti allontanare da me. Sì, sì. Cioè, Eiko è praticamente la mamma di Vivi in questa situazione. Eiko, che razza di posto è questo? Non lo so. È la prima volta che entro in un luogo col sigillo. Questo posto sembra esserci da secoli. Che faccio? Lo tocco ancora. E si illumina. Quindi ci salto su. Vediamo che succede. Gidan, non ti preoccupare, lascia fare a me, Daga. Oh. Oh. Torna su. Esatto. Sembra sicuro, prova a scendere fino in fondo. Se non è pericoloso, torna a chiamarvi. Vengo pure io. Anch'io. Allora pure io. Ok, andiamo tutti. Tanto vale. Ciao ragazzi, buonasera. Ok. E qui adesso possiamo iniziare la nostra discesa. Discesa che tra l'altro ci permetterà anche di ottenere un paio di oggetti, niente male. Cominciando da qua. Qui c'è un meccanismo, lo spingiamo. Buff. Primo forziere. Coda Phoenix, che non è niente di che, però potrebbe anche essere interessante. Mega pozione. Poi da questo lato c'è un altro meccanismo che però sblocca un forziere su, quindi dobbiamo ritornare indietro. Ecco qua, drago zombie. Quindi cosa si fa con uno zombie? Si resuscita, ovviamente. Easy. Si può utilizzare anche la magia Raids, ovviamente, ma abbiamo code di finisce a buttarle, quindi non c'è assolutamente problema. E come drop otteniamo coda Phoenix, quindi praticamente non abbiamo perso niente. Vedete? C'è un nuovo forziere. E via! Asta salvifica. E questa è un'arma che può utilizzare la nostra Garnet. Quindi finalmente abbiamo una nuova abilità, Acqua Santa, che in realtà cura quando colpisce con la staffa. Potrebbe essere carina da utilizzare per le cure, ma sinceramente noi non ce ne sbatte nulla, quindi siamo a posto così. Qui c'è un altro forziere con un bell'etere.
E tra l'altro qui c'è una cosa che la risoluzione mi aiuta. Ah, del livello 5, ma a me non me ne frega nulla. Ciao, ciao Satani. Non ho nessuno a livello 5 o multiplo di 5, quindi sono tranquillo. E queste sono tecniche che tra l'altro dovremmo imparare con Quina, quindi dovremmo tornare qua con Quina. Oh, l'ho mancato? Ah, ok. Si è shottato perché gli ho messo la coda di finisce. Ah, quindi gli danno praticamente lo status morte, praticamente. Bah. E poi qui c'è una cosa che la risoluzione mi aiuta in questo caso, perché qui c'è un bel flauto di Lamia, ma qui c'è un altro forziere che praticamente non si sarebbe visto. No dai, Final Fantasy IX comunque graficamente non è invecchiato così male. Diciamo che per essere un gioco della PlayStation 1 si difende molto bene. Specialmente grazie alla Muguri mod si difende benissimo. Almeno per me si difende benissimo. Allora, MP 10% up. Dove ce l'avevi? MP, ecco qua. Ecco, abilità up, assolutamente fondamentale da imparare. Credevo di aver imparato tutte le abilità, invece non l'ho fatto. Fino a poco fa sembrava un luogo privo di vita. Ora dà un'impressione completamente diversa. Laggiù la luce è accecante, non riesco a vedere il fondo. Guarda che i colori sono bellissimi, tra l'altro. Forse dovremmo scendere ancora un po' più in giù. Eiko che prova a fare. Gidan, guarda che strano coso questo qui. Sembra una foglia gigante. Forse se ci saliamo si muove. Io ci sono salita ma non si è mosso. Ah sì? E allora come facciamo? Proviamo a salire tutti? Yes. Questo perché? Perché ovviamente Eiko non era del peso sufficiente per potersi attivare. Mi sembra che si stia muovendo. È il nostro giorno fortunato. Wow, madonna mia. È partito a bestia. Ciao Mark. Wow. Quando è partito ha dato una strattonata, ma ora non si sente neanche la resistenza del vento. Sarà questa polvere luminosa che ne attutisce l'impatto. Stai bene, Daga? Sì. Cosa ci sarà qui sotto? Non ne ho idea. Sono sicura che Mogu lo sa. Mogu, cosa senti che c'è nell'albero di Ifa? Kupo. Kupo? Kupo po, kupo! Pupu. Pupu è bellissimo. Ma dai. Kupo. Ok, grazie. Kupo po. Beh, cosa avrebbe detto? Dice che sente la presenza di molti esseri viventi nel fondo. I Muguri sono dei folletti, le sentono subito queste cose. Chissà se ci sono anche gli alleati di Kuja. Non capisco la relazione fra Kuja e la nebbia. Eh? Attenti! Esatto, combattimenti casuali che ti mantengono sveglio. Anche in questo caso stiamo affrontando degli zombie. Gli zombie dovete sapere che in tutti i giochi di ruolo, o per meglio dire nella maggior parte dei giochi di ruolo, ma soprattutto nella saga di Final Fantasy, sono deboli ovviamente alle magie di cura, quindi tutte le cure come energia, energira, energiga fanno danno ovviamente agli zombie, sono ovviamente insta shottabili con code di finisce o magie come raids e arrays, ma cosa più importante e anche più utile magari per qualsiasi giocatori è che sono debolissimi al fuoco, quindi l'elemento del fuoco è estremamente nocivo per gli zombie.
Vedete? Abbiamo fatto danno. E li abbiamo shottati. Con Energira. Talismano e Ago Dorato. Beh, si collega al fatto che appunto essendo morti, cioè le cure non gli servono a nulla. Nell'albero di Ifa ci sono molti mostri che non esistono nel mondo esterno. Sarà per l'influenza della nebbia? Non lo so, ma a pensarci bene, anche nella foresta del male e al Garganru c'erano solo i mostri che possono vivere nella nebbia. Ma se la nebbia è generata dall'albero di Ifa, perché allora c'è anche nel vostro continente? È strano, la trasporteranno con qualche mezzo. Sì, ma qual è lo scopo? Qual è lo scopo? Ah, la magia del fuoco. Beh, perché comunque gli zombie tecnicamente sono associati alla carne umana, quindi la carne umana è debole al fuoco. Poi non so se c'è un qualche altra motivazione nel mezzo, effettivamente. Gidan, cosa c'è? Vivi. Giustamente vivi. Vivi, cos'hai? Stai ancora pensando? Pensavo alla nebbia. Gidan, ti ricordi la fabbrica al villaggio di Dali? Parli di quella dove costruivano i maghi neri? Come? Come? I maghi neri? Sì, dei pupazzi molto simili a Vivi. Daga! Ops, scusa, non volevo, ma mi... Dice, non fa niente, signorina. Ormai mi sono abituata all'idea che anche io sono stato fabbricato. Oh no, tu... Comunque, io volevo... Cioè, guardate Vivi... Che... Vivi la sua... Sì, potrebbe anche essere in senso di purificazione, eh? Cioè, nel senso, il fuoco può essere associato a tante cose. Quindi non c'è effettivamente, però comunque gli zombie di per sé sono molto deboli a quell'elemento, cioè l'importante è sapere quello. Però guardate i Vivi, la serietà e la maturità di Vivi, dice ormai mi sono reso conto di essere stato fabbricato, cioè lui ha preso coscienza di quello che effettivamente è, cioè una cosa paurosa per vedere, cioè se confrontate Vivi come era praticamente all'inizio, che era un bambino quasi indifeso, E che si comportava come tale, adesso ha una maturità che è a dir poco disarmante. Volevo dire solo che in quella fabbrica c'era tanta nebbia. È vero, in quel grosso macchinario. Sì, e con il nastro trasportavano uova giganti. Sono sicuro che Kuja e la nebbia e i maghi neri sono legati fra loro. Che cosa complicata. Un altro mostro. Ecco qua. Ciao Rubrum. Anche in questo caso riempiamolo di magia. Senza reflect 1500 danni. Danni, madonna mia, delle bestie, letteralmente delle bestie. Ovviamente qui è un buon posto anche per farmare gli AP. Finalmente si vede il fondo. Com'è profondo. Non sappiamo cosa ci aspetta. Occhi aperti. Esatto, non sappiamo cosa ci aspetta. Qui tra l'altro c'è uno dei dialoghi più importanti del gioco. Vivi, vieni. Non vorrei mica lasciare solo una ragazza indifesa. Questo posto mi puzza. Non capisco che diavolo è. Gidan, non si vedono gli esseri di cui parlava prima Mogu. Tu non avverti la loro presenza? Io la sento nell'aria. Forse hai ragione, c'è qualcosa di vivo qui. Guarda, sembra una sorta di mega arpa gigante, sembra. Cioè io ci ho sempre visto una mega arpa gigante qua. Ok, a questo punto abbiamo da prendere, anzi da parlare. È strano, l'albero di Ifa sembra un ibrido fra un albero e una macchina. Una macchina? Dove la vedi la macchina? Non so, ma è diverso dai comuni alberi. Effettivamente anche dentro è atipico. Allora, qui intanto c'è un forziere che si vede sbucare.
con un Elisir addirittura. Rarissimo trovare un Elisir così. E poi qua dietro invece un altro forziere con un giubbotto, che se non sbaglio io già con Gidan, anzi no, forse non l'avevo ancora preso. Esatto, mi dà finalmente abilità up, che è una delle poche cose che con Gidan mi servirebbe in realtà. Quindi lo posso mettere abilità up? Sì, metto subito abilità up. Ecco qua. Guarda come splende la luce nel fondo, è bellissima. La nebbia viene fuori da lì. Se è l'albero di lì fa a, generare la nebbia, allora Mogu ha paura. Dice che quell'acqua splendente è un essere cattivo. Guardi l'acqua con me? Sì, davvero? Vieni, stammi vicino. Vedo anche da qui. Dai, non fare il timido. Madonna, Eiko proprio aggressivissima. Non si vede neanche il fondo praticamente. Eiko, ma non stai guardando? Scusa, ma sono stata rapita dalla dolce luce del tuo viso. Capisco come si sente Daga. Cercherò di frenarmi un po' d'ora in poi. Ecco, tipo una quasi molestia nei confronti del, diciamo, sia di Daga da parte di Gidan che di Eiko nei confronti di Gidan stesso, no? Quindi capisco come si sente Daga, no? Che lui sempre ci provava, ci scherzava e diceva ai Garnet di qua, Daga di là, Daga su, Daga giù, no? Quindi ecco qua. Si muove? O è la mia immaginazione? Qui di Kuja non c'è neanche l'ombra. O forse dobbiamo scendere fino in fondo per vederlo. No, tranquillo, non c'è problema. La sorgente. Credo che siano lì gli esseri viventi di cui avverto la presenza. Gidan! Che c'è? Mogu, dice che arriva qualcosa dall'alto. Dall'alto? Daga, vieni qui. Ai! Daga! E c'è una musica che già riconosciamo. Stai bene? Che spavento. Cos'è successo? Lì! Dove vanno quei due? Vieni, andiamo. Riesci ad alzarti? Sì. Guarda! La parete si muove. Davvero! Sembra viva. Eiko, vivi! Gidan, le palpitazioni della parete sono sempre più veloci. Eccolo. Oh, cos'era? Noi lo conosciamo benissimo chi è lui. L'abbiamo già visto anche in Opera Omnia. Allora non sei Kuja. Cos'è? È questo? Sa anche parlare? Chi io? Kuja. Dov'è quel bastardo? Non è affar mio. Dici, a cosa serve questo luogo? Sei tu che generi la nebbia? La nebbia non viene generata, ma si forma dalle scorie emesse dalle radici durante il processo di raffinamento. Le scorie? E la nebbia arriva al continente tramite le radici, non è così? Ma perché? A quale scopo? Voglio avvolgere il continente con le scorie della nebbia. Essa stimola uno spietato spirito bellicoso. Voglio far lottare i sovrani del vostro continente fra loro. Distruggerò la vostra civiltà. Le scorie che non servono solo per lo scopo di cui ne ha fatto uso Kuja. Che vuol dire? Qual è lo scopo di Kuja? Kuja usò le scorie per costruire delle armi. Sì, armi come te. Gidan, questo è proprio antipatico. Posso dargliele? Aspetta, Eiko. Parlami delle armi che ha costruito Kuja. Kuja li chiama maghineri, esseri fabbricati con la nebbia. Allora la fabbrica nel villaggio di Tali serviva proprio a questo. Se sconfiggerete me, la nebbia si fermerà. E con la nebbia sparirà anche l'esercito dei maghineri. Rispondimi tu, mago nero. Rinneghi le tue origini? Come ti permetti a... Non voglio che ne fabbrichi ancora. Che dici? Non voglio che fabbrichino più macchine cattive che uccidono. Ben detto, Vivi. Non ho capito niente, ma ti do ragione. Ok, ragazzi, diamogli una lezione. Sarà lo specchio per le allodole per il nostro Kuja.
Cioè, avete capito cosa è successo? Praticamente la nebbia è generata dalle scorie che praticamente genera questo albero e questa nebbia stimola inconsciamente uno spirito bellicoso. Chi è che effettivamente è stato avvolto da uno spirito bellicoso ultimamente? Quindi si stanno iniziando un attimo a collegare i puntini, perché c'erano tanti punti interrogativi che non erano stati risolti, e adesso invece si sta iniziando a capire qualche cosa, qualche meccanismo si sta muovendo. Regno in questo luogo da 1000 anni, non è ancora arrivata la mia ora. Non vi permetterò di fermare la nebbia, non mi sconfiggerete. Ed effettivamente questo è stato il mio primo muro su Final Fantasy IX. Quando ero più piccolo, questo è stato uno dei boss più difficili che abbia affrontato. Anche se in realtà vi farò vedere che per un giocatore veterano questo si rivela essere il boss più facile da poter sconfiggere all'interno di tutto Final Fantasy IX, probabilmente. Cioè, guardate com'è la differenza, no? Cioè, per un giocatore esperto questo è il boss più facile, mentre invece per un giocatore alle prime armi questo può essere un vero muro. E tra l'altro questo boss può essere un vero muro per un motivo in particolare. Perché se vi ricordate, vi dissi ai tempi che esiste una tecnica, anzi esistono due tecniche, che praticamente consentono quasi di instashottare tutto il party, ovvero calore e freddo. Il freddo lo abbiamo già visto con il Valzer, che se vi ricordate bene, il Valzer numero 2 congelava i nemici e poi li sciottava, mentre invece il calore non l'abbiamo mai ancora visto in circolazione. Il calore, vi ho spiegato già come funziona, ovvero quando si effettua una mossa, il soggetto preso dal calore muore istantaneamente. Quindi bisogna raffreddare diciamo, bisogna raffreddare in quel caso l'avversario o l'alleato, quando per l'appunto subisce danno da calore. Questo boss, dal nome di Soul Cage, praticamente fa questo, ovvero può infliggere calore nei confronti dei vostri alleati e praticamente nel momento in cui agite, praticamente vi sciotta. Infatti io non sapendo come funzionasse effettivamente questo status, e non avendo ovviamente isotermia, che è una delle abilità che vi dissi ai tempi essere fondamentale per questa fase di gioco, praticamente mi shottava tutti. Nel momento invece in cui poi appresi isotermia, il boss era diventato molto più semplice, cosa che diventerà ancora più semplice per come lo affronteremo noi. Innanzitutto utilizziamo la tenda contro Soul Cage per infliggere lo status blind, perché lui può fare comunque anche degli attacchi fisici. E dopodiché iniziamo a rubare. Mettiamo anche uno slow, livello AD5, che a me non fa nulla, quindi va benissimo. Vestito magico, ok. Ovviamente. Ecco qua, onda cosmica, che può essere un problema. Anche se, vabbè, in questo caso, rubato giù botto, che è lo stesso oggetto che abbiamo ottenuto. Ah, minchia, l'ho fatto con Eiko, vabbè, sti cazzi. Vabbè, gli faccio danno, ecco perché non dovevo farlo. Anche lui è uno zombie. Quindi devo fare attenzione a quello che faccio. Oh, manganello, non ci... Cioè, ho preso tutto già. Non ci credo, ho preso tutto? Ecco, grigliata. Ecco, questo è un casino.
perché questo è l'attacco che infligge lo status calore. Ovviamente in questo caso mi ha mancato. Non possiede niente. Oh, non ci credo. Tre ruba e ho preso tutto. Pazzesca sta roba. Pazzesca. È vero che comunque non sono oggetti... Diciamo, forse il giubbotto era l'oggetto più raro, però col fatto... Oh, va benissimo, non mi lamento, eh. Perché il rubare ogni volta è una rottura di palle e mi rallenta tantissimo le run, quindi... va benissimo in questo frangente. Detto ciò, come vi dissi poco fa, questo boss si può eliminare in 200 modi diversi. Cioè, praticamente... E ripeto, è il boss più semplice di tutto Final Fantasy IX, se sapete come ucciderlo. Il primo metodo è infliggere calore. Sì, questo boss è debole a calore, quindi avendo la possibilità di infliggere calore, si può shottare. Numero 2. Come avete visto poco fa, con energia di Eiko, gli abbiamo fatto ben 4000 danni. Perché? Perché ovviamente... Anche lui è uno zombie, viene identificato come un non morto. Quindi, anche in questo caso... possiamo tranquillamente fare così. L'ho mancato, bene, ottimo. Sono felice di questa cosa. Veramente molto molto felice. Tra l'altro mi è andata in trance Garnet. Che cosa romantica che mi va Garnet in trance in questo momento, con il culo di fuori. O forse non funzionava la coda su di lui, mi ricordo male, eh? Forse ci voleva l'elisir. Poi mi ricordo che funzionava la... Ah, ecco, infatti sì. Esatto, morto. Morto, easy. Cioè, non è neanche un boss, è praticamente un sacco da box, praticamente. Letteralmente. Fine. Accidenti, presto, fuggiamo. Ecco perché era il boss più facile di Final Fantasy IX. E adesso, come ci ha detto il nostro amico, una volta sconfitto lui, si spazza via la nebbia. E finalmente possiamo vedere il mondo come non l'abbiamo mai visto prima. Com'è sereno senza nebbia. L'albero è ancora più bello. Anche il vostro continente sarà più bello allora. Certo, abbiamo bloccato il processo di emissione della nebbia all'origine. Dobbiamo solo aspettare la prossima mossa di Kuja. Vivi. Gidan, forse non dovevo dire che rinnegavo le mie origini. Prima quello ha detto che noi maghi neri siamo stati fabbricati con la nebbia. Mi vengono i brividi al pensiero che siamo stati creati per uccidere. Povero Vivi, ha preso una delle cose più brutte probabilmente. Voi non vi preoccupate, ormai senza nebbia non verremo più fabbricati. Mi odieranno tutti per quello che ho fatto. Ma no, vedrai. Ascolta, non devi mentire a te stesso. I tuoi amichetti capiranno che l'hai fatto per il bene di tutti. Dici? Se sono dei veri amici, capiranno, non preoccuparti. Cosa c'è, Mogu? Moko? Eiko, che ci fai qui? Come? Cosa dici?
Non è possibile. Ho capito, arrivo subito. Io intanto vado avanti, parlo con gli altri, Cupo. Gidan, voi aspettate qui Kucia, vero? Io devo tornare a Madain Sari. Aspetta, Eiko, è successo qualcosa. Ha detto che hanno rubato il prezioso tesoro del villaggio. Gidan. Veniamo anche noi. Grazie, e Kucia? Beh, il tuo villaggio non è poi così lontano. Kucia può aspettare. Ok, quindi bisogna tornare indietro. Ovviamente. Mi sembrava strano non avessi beccato incontri casuali. Ma noi li sciottiamo perché abbiamo vivi OP. Ecco qua. Allora, abbiamo anche appreso delle abilità nel frattempo, quindi cambiamo. Allora, abilità up, ok, isotermia l'abbiamo presa. Qui c'è Carbuncle, che tra l'altro è un'evocazione che può apprendere praticamente Eiko tramite il rubino, ovvero la pietra che abbiamo preso all'albero di Ifa. Poi abbiamo Fenice, che possiamo apprendere sempre con Eiko grazie alla piuma Phoenix. Però sì, assolutamente perle rosse. Mi serve assolutamente. Qui non c'è altro che tu puoi apprendere, vero? Mi ricordo, sì. Qui va bene. C'era anche qualcun altro che aveva preso. Tra l'altro, il manganello l'abbiamo preso adesso dal boss. Cioè l'abbiamo rubato adesso dal boss. Mentre noi invece, grazie alle ciocografie, lo abbiamo preso praticamente tantissimo tempo fa. Quindi immaginate quanto aiutano le ciocografie all'interno del gioco. Cioè le ciocografie, veramente, se fatte con criterio e fatte bene, vi consentono di rompere letteralmente il gioco. Proprio vi fanno fare delle cose pazzesche. Vi permettono di fare delle porcate allucinanti. E noi faremo le porcate allucinanti. E noi le faremo assolutamente le porcate allucinanti. Non vedo l'ora di avere anche il doppio reflex. Così vivi, diventerà un mostro senza senso. L'abilità doppio reflex, ovviamente per chi non lo sapesse, permette di raddoppiare i danni quando un incantesimo viene rimbalzato sul reflex. Quindi immaginatevi voi un incantesimo che viene rimbalzato su 4 reflex. Dato che vivi facendo l'attacco di gruppo, rimbalza l'attacco su 4 reflex. Oh no, vivi in trance. Bio o Bio? Spam. Ah, quello l'ho avvelenato. Vabbè, creperà lo stesso. Esatto. Arrivederci. Ok, abbiamo finito. Sì, beh, ritorniamo. Che poi tra l'altro nella Muguri mod c'è anche la funzione di disabilitare gli incontri casuali. Potrei farlo per rendere la trama un po' più veloce, ma non lo voglio fare perché è una scusa per apprendere tecniche e anche per chiacchierare, ovviamente. Sì, che tanto mi allenerò comunque. Cioè, mi allenerò comunque fuori per apprendere le tecniche, qui non c'è assolutamente problema. Carica!
Bene, arrivederci. Level up, che fa sempre piacere. Ok. E siamo tornati indietro. Sono tornata. Venite a salutarmi. Eccoli, guardateli i moguri, che cucciolini. Ho sentito da Moco. Cos'è successo qui? Ora ti racconto, Kupo. Kupo! Ehi, Eiko. Seguiamoli. Ah, una cosa importante. Quando uscite per la prima volta da Madain Sari, potete rientrare nel villaggio e troverete il Muguri che vi venderà degli oggetti. Questo non ve l'ho detto, ma non è molto importante. Ma comunque potrete ritornare e comprare degli oggetti e anche delle armi. E una delle armi che vende il Muguri è il flauto che abbiamo rubato dal golem. Ecco perché non era importantissimo rubare il flauto dal golem, perché l'avremmo ottenuto praticamente qua. Ma era giusto rubarlo per una questione di completezza del gioco, perché appunto noi dobbiamo rubare gli oggetti e boss se vogliamo fare una perfect, o comunque vogliamo completare nel modo migliore il gioco. No, aspetta, però forse prima erano andati di sopra, vero? Perché il tesoro in realtà è messo lì, però loro forse prima andavano da questo lato, se mi ricordo bene. No, non mi ricordavo bene, ok. Allora andavano direttamente là. Che il tesoro si trovava qui sotto. Sì, eccoli qua. Cos'è successo, Eiko? Madonna, guarda, Madonna che brutta Eiko vista così in primo piano. Ma alla faccia tipo tutta... Il tesoro. Garnet invece è stupenda, è una divinità. Il gioiello ancestrale tramandato per numerose generazioni è sparito. Sembra anche molto più grande dal modello. Il nonno diceva che... era la prova della nostra esistenza in questa terra. Lo custodivo qui, nel forziere. Dai, piccola, non piangere, non serve. Non sto piangendo, io sono grande, sai? E poi lo so che piangere non risolve nulla. Ben detto. Allora, prima di tutto, cerchiamo quel ladro. Vi aiuterò anch'io. Sì. È tutta... Sì. Colpa mia. Sì. È successo perché ho infranto la promessa e ho sciolto il sigillo di Ifa. Sig è stato al sicuro per secoli, ma perché ora? Eiko, non è colpa tua. Sig, casomai è colpa mia. Te l'ho chiesto io di venire ad aiutarci, ma in fin dei conti la colpa è solo del ladro. Vedrai, troveremo quel farabutto. Sig. Io non volevo piangere, ormai ho 6 anni, sai? Guarda che non c'è niente di male a piangere davanti agli altri. E non c'entra niente con l'età. Vado a pregare sulla tomba del nonno. Torno subito. Anche tu, Daga. Quando hai voglia di piangere, fallo pure sulla mia spalla. Grazie. E tu... non piangi mai? Certo, la prossima volta cercherò il tuo petto. Cioè, guardalo lui subito come si è messo in posizione. E lei, Garnet, è quasi impaurita. Tipo, oh, ma che stai facendo? Stupido. Ecco la posa da waifu totale, tsunderina, amore mio. Perché no? Eh? Qualcuno ha chiamato. Non era la voce di Eiko? Maledizione, il ladro è ancora nei dintorni. L'ho vista. Era quella di Fossiru. Ha preso Eiko e ha detto qualcosa sul muro dell'invocazione. Andiamo lì, presto. Però, prima... No, fermo. Fermo, fermo. Prima dobbiamo svaligiare tutto come... Ecco qua, salvagente e coda Phoenix. Anche nel forziere piccolino, proprio i peggio ladri della storia. Non mi ricordo se c'era qualcosa nell'angolo, ma credo di no. No. Okay. Tra l'altro possiamo notare anche Gidan, il modello di Gidan da vicino per la prima volta. Guardate quanto è fiero. Guarda, fiero
con quel sorrisetto da... con quel sorrisetto da malandrino che fa. non si può cambiare con Garnet. Qui abbiamo già preso tutto, quindi... a questo l'avrei messo Garnet, ovviamente. E avremmo visto Garnet sculettare e... vabbè. Già l'ho fatto il primo piano su di lei tempo fa. Ho fatto notare anche tanti dettagli e tanti particolari interessanti. Che si fa ora, Cupo? Se fa male ad Eiko, incorrerà nella maledizione dei suoi antenati, Cupo. Se possiamo fare qualcosa per salvarla, diccelo tu, Cupo. Allora, innanzitutto guardiamo. Mettimi giù, sono una signora. A che ti servono queste ali? Per farti volare all'inferno? Me le ha fatte il nonno. Non me le toccare con quelle manacce sporche. Ma non ti secca la lingua. Taci, almeno finché non arriva il granduomo. Chissà chi è il granduomo. E intanto... questo tesoro... usalo per salvare Eiko, Cupo. Exploder ed Elisir. Se possiamo fare qualcosa per salvarla, diccelo tu, Cupo. Allora, aspettiamo. Perché abbiamo ottenuto delle robe nuove. Abbiamo ottenuto, tra l'altro, l'Exploder, ma... come potete notare, noi già l'abbiamo presa tempo addietro, quindi non ci serve effettivamente. Però era un'arma per Gidan, ed era un'arma che comunque non era neanche tanto male, e che non si può neanche comprare. Infatti ne abbiamo soltanto 2 unità, per ora. Va bene. Per il resto facciamo un piccolo recupero delle forze. Esatto, così siamo tutti guariti, anche se in realtà qui l'unico che deve essere in forma sarà Gidan. Hanno preso anche Mogu? No, per fortuna Mogu è qui, accanto a me. Cupo, eccolo. Mogu, ho bisogno di te per salvare Eiko. Cupo, ho un'idea. Non temere, non ti metterò in pericolo. Cupo, non ce la fa, non vedi come trema. Peccato. Beh, faremo da soli. Ok, vado a salvarla. Presto, andiamo. Un applauso, il cavaliere è entrato in scena. Cosa le hai fatto? Non voleva stare zitta, così le ho dato un po' di erba sonnina. E allora dormirà per un bel po'. Sei il mio ciondolo che vuoi, perché non te la prendi con me? Grazie per il consiglio. Tu mi dai il ciondolo e io lascio andare la ragazzina. Ma dove l'hai nascosto? Non te lo vedo al collo. Ton ton ton. No. Ce l'ho io. Allora avevo ragione. Sei un vero cavaliere. Sbrigati a darmelo. Oh, what? Prima dimmi, sei tu che hai rubato il tesoro del villaggio? Cercavo il ciondolo reale tanto desiderato dalla regina Bran. E in questo villaggio ho trovato un gioiello identico. Perciò mi avete seguito? Non l'avrete, anzi, dovete darmi anche l'altro. Mannaggia, Eiko è ancora addormentata. Ok, fermati. Che vuoi fare? Non ti muovere. Ehi, tu, mago nero. Io? Prendi il ciondolo e portamelo qui. Fai quello che ho detto, l'ammazzo. Gidan, fai come ti dice. Va bene. Si alza sui pantaloni. Lui gli dà il gioiello. Si sistema il cappellino. Eccoci. E con questo sarò presto ricca anch'io. Aspetta. Uoppelala. Grazie, sconosciuto. Wow. Ti sei svegliata? Anzi, è tipo... tipo così, no? Ti sei svegliata? Bella addormentata? Sì, principe. Forse con un tuo bacio? Niente, Eiko totalmente impazzita. Dove è andata quella strega? Girati un po', mocciosa. Guarda dov'è la strega. Sei proprio cattiva. Ora le carte si sono capovolte. Restituisci subito il gioiello. Che hai intenzione di fare, salamandra traditrice? Non la passerai liscia. Cazzata come un mostro. Non voglio aiutarli, ma non voglio neanche sporcarmi le mani con questi luridi vermi. Cosa vuoi allora? Ridagli il gioiello. Cosa? Ma noi eravamo d'accordo. Non voglio avere a che fare con una vigliacca che prende in ostaggio una ragazzina.
Osi sfidarmi? Maledetto. Prima o poi me la pagherai. Fatevi sotto. Aspetta. Che ti prende? L'ho già detto. Non volevo aiutarvi. Volevo combattere senza di lei. Se proprio vuoi. Gina. Stai tranquilla. Ogni tanto mi devo pur sgranchire. Ecco qua. Ragazzi, questa è una boss fight molto particolare. Che poi viene identificata come un incontro casuale. Però in realtà il nostro amico Salamandra è molto tosto. È molto molto tosto se non si affronta con le giuste precauzioni, perché questa è una boss fight molto particolare. In questo combattimento, che io comunque definisco una boss fight a tutti gli effetti e non lo definisco un incontro casuale, perché la musica non è da boss fight effettivamente, ma per me è comunque una boss fight, ha una meccanica particolare. In questo particolare scontro il nostro uomo salamandra si sposterà in diverse zone mentre si combatte, avrà modo di potersi spostare in diverse zone e noi dovremmo essere veloci al punto giusto per colpirlo quando lui si sposta. È come una sorta di caccia alla talpa, se vogliamo dirlo, no? Quindi nel momento in cui lui si sposta noi dobbiamo attaccare, perché se attacchiamo la zona dove lui praticamente non è presente, quindi lui poi si sposta, verremo presi in giro, ovviamente, dal nostro amico e di conseguenza non faremo danni. Quindi non riusciremo praticamente ad attaccarlo. E tra l'altro, altra cosa che non so se sapete, perché ovviamente ci sono tanti fan di Final Fantasy IX, ma poi quando si tratta effettivamente di studiare e approfondire il discorso, sono in pochi quelli che lo fanno. In questa boss fight c'è una meccanica segreta di danno che si può effettuare al nostro avversario, ovvero il nostro avversario che adesso si trova nella posizione di fronte a noi subirà il danno 1 a 1, quindi la stessa quantità di danno proporzionata al nostro attacco fisico, quindi più siamo forti con l'attacco fisico più danni faremo. Nella seconda posizione, ovvero nell'angolo in basso a sinistra, quindi quando lui si sposterà lì a sinistra, il nostro uomo salamandra subirà danni ridotti della metà. Quindi avrà praticamente una sorta di posizione strategica che gli impedirà di subire tanti danni. Mentre invece nella terza posizione, ovvero nell'angolo lì a destra, quando si posizionerà lì, subirà il doppio dei danni. Quindi avremo il nostro moltiplicatore per 2, quindi faremo un danno doppio, addirittura forse triplo. Ora non si è capito bene in realtà, perché le percentuali sono molto, sì, saranno forse 2,56%, cioè 2,56, tipo, cioè moltiplicato 2,56, una cosa del genere, quindi una roba simile in realtà, però ovviamente non sto qui a sottolinearlo, ma tecnicamente prende il doppio / triplo dei danni, quindi la posizione più conveniente per attaccarla sarebbe a destra, ma io vi faccio vedere se riesco un po' di tutto. Allora, innanzitutto rubiamo etere, lui ci attacca, ovviamente non ci fa un cazzo di danno perché siamo decisamente preparati. Ecco, ora non ho rubato niente, vedete? Nell'angolo lì subisce più danni, quindi quello sarebbe l'occasione giusta per poterlo attaccare. Invece in tutte le altre zone non facciamo danno normale. Vedete? Prendimi. Sono soltanto quegli spot. Ecco, poi sono Knuckle. Perfetto, abbiamo finito. Non dovrebbe avere più niente. Perfetto, ora lo possiamo shottare. Critico. Allora, attacco. E qui facciamo danno normale. Ora, appena si sposta, lo attacchiamo. Ecco qua. Pum. Mancato. Counter. Esatto. Perché quella è una posizione diversa. Boom. 1517. Avete visto? Nell'angolo a destra gli abbiamo fatto più danno. Vedete, ha un buon numero di HP ed è anche molto rapido, quindi per questo può mettere in difficoltà.
ovviamente è proporzionato anche al nostro livello. Ecco, l'angolo, quello è buono. Boom! 1242. Counter. Perché possiede il counter. Bravo, mettiti lì. Mancato. Che fai, non ci cogli? Prendimi. Vedete, ci sfotte praticamente. Anche in questo caso mancato. Dai, spostati. Ah, mi vuoi far caricare la trance? Ok. Bene. Concludiamo in bellezza. Ok. È sufficiente? Sì, è sufficiente. È sufficiente. 9 AP e 0 d'esperienza, ovviamente. Tenda. Ci può fare comodo. Ho perso. Tutti che festeggiano. Perché non mi uccidi? Su, alzati. Restituisci ciò che hai rubato. Ecco qua. È di nuovo tu, Aiko. Ora uccidimi. Perché vuoi morire? Dovresti ringraziarmi che ti risparmio. Che vuoi dire? Vattene dal villaggio. Ti lascerò vivere. E perché? Come perché? Hai vinto e lasci andare chi voleva ucciderti. Ha tanta importanza che ha vinto o perso. Hai anche restituito quello che avevi rubato. Quindi hai paura di uccidermi? Ah, vinto da un vigliacco. Vigliacco è chi uccide senza motivo, non chi tiene in alta considerazione la vita altrui. Sembra averlo convinto. Ok. Niente, tutto a posto. Tieni. E stavolta non perderlo d'occhio. Va bene, grazie. Mi lasci da solo dopo quello che ho passato? Eh? Andiamo! Ecco, vedi, fa una botta vivi e una botta gira. Andiamo? Sì. Perfetto, possiamo andare. Mi lasci solo dopo quello che ho passato? Grazie per averci aiutato, sei troppo forte, Kupo. Comunque, Amaranth, volevo dire, l'uomo salamandra può effettivamente darvi problemi, perché è molto rapido, fa molti danni, e se non siete livellati abbastanza, non siete forti abbastanza, potrebbe effettivamente farvi male. È veramente tosto. Grazie, hai salvato la nostra Eco, Kupo. Se dormi starei meglio. Ok. Così recuperiamo le forze nel frattempo in modo gratuito. Ok. Possiamo andare. Eccola qua. Da quando siamo arrivati qui non ha detto una parola. Gidan, ascoltami. Il nonno mi ha detto di non allontanarmi dal villaggio prima di compiere 16 anni. Ma io voglio venire con te. Posso uscire dal villaggio? Se vuoi il permesso per venire con noi non c'è problema. Vieni pure con noi e lascia stare le parole del nonno. Qualsiasi cosa io dico, in cuor tuo hai già deciso cosa fare, no? Ah, dimenticavo. Vivi, non dovevi dire una cosa a Deiko? Ecco, io qua all'inizio pensavo ora si confessa. Quando eravamo ad Ifa, mi hai detto che non bisogna mentire a se stessi. Io sto cercando di seguire il tuo consiglio, quindi anche tu... l'avevo dimenticato. Grazie, Vivi. D'ora in poi metterò il gioiello all'orecchio, così non me lo ruberanno più. E qui nasce, appunto, l'orecchino Demodè. Eiko, forse Mogu ti vuole parlare? Kupo, eh?
preoccupo. No, non sono arrabbiata. Dove vai ora? Mi rilasci sola? Hai già dimenticato la promessa? Non devi mai allontanarti da me. Cupo. Beh, meno male che tutto è finito bene. Se sei gentile con Mogu. Per forza, è la mia amichetta del cuore. Siamo nate lo stesso giorno e da allora siamo sempre insieme. Questo fiocco è il pegno della nostra eterna amicizia. È un suo regalo. Guardate che bella la scena di Mogu che ora fa vedere il fiocco. Mogu, anche tu hai il fiocco, vero? Guarda, Cupo. Eccolo. che lo mostra così, tipo, si vede che fluttua nell'aria. Questo gliel'ho regalato io. Le sta ancora grande, ma lo useremo per andare a passeggi insieme quando saremo cresciute. Cupo. E allora forse Gidan mi chiederei di sposarti. Madonna mia, che ansia. Eh? Cosa? Mogu è una Moguri femmina? Completamente ignorata. Dove è finita Daga? Dove è finita? Eiko e Mogu sono nate lo stesso giorno, ma Eiko è nato un po' prima, Cupo. Perciò si comporta da sorella maggiore, Cupo. Certo, giustamente. E la canzone? Daga. E qui adesso c'è un bellissimo colpo di scena della trama. È qui sotto? Gidan. Continua, per favore. Canta la nostra canzone. Com'è romantico questo posto. Come hai fatto a scovarlo? La nostra canzone. Facciamo proprio una bella coppia di banditi. Io a caccia di bottino e tu di Chiar di Luna. Mi piace questa definizione. Anche a me piace molto la Daga di adesso. E grazie a te se sono cambiata. No, se sei cambiata è perché l'hai voluto tu. Comunque sia, grazie di essermi stato vicino. Da sola non avrei mai visto il continente esterno, né sarei riuscita ad andare a Limblum. Da sola non so fare niente, non sono riuscita neanche a fermare mia madre. Ne abbiamo passate tante, ma se adesso siamo qui è grazie a te, così come a tutti gli altri. Sì. E se ad Ifa non ci fossero stati vivi, Eiko, Quina, e Freya, e Steiner e Beatrix, non ce l'avremmo fatta. Non potrò mai dimenticarli. Spero che stiano tutti bene. Mi chiedo se riuscirò a non deludere le vostre aspettative. Non pensarci. Perché no? Nessuno pensa che sia colpa tua. Ognuno ha scelto di sua spontanea volontà la strada da intraprendere. Davvero? Anche tu? Io? Perché mi hai seguito? Questa battuta è di un'opera di Ibsen. Ibsen? È una battuta delle Avventure di Ibsen, un libro a carattere autobiografico. Ascolta, ora ti racconto la storia. C'erano una volta due amici, Ibsen e Corin, che lavoravano a Toleno. Un bel giorno Ibsen ricevette una lettera, ma era tutta bagnata per la pioggia e si leggeva a stento. Tutto quello che poté leggere fu «Torna a casa». Oggi c'è l'idrovolante, ma credi che allora fosse così facile viaggiare? Senza saperne il motivo, Ibsen chiese congedo e si mise in viaggio. Un viaggio in cui dovette passare alti valichi montani e la nebbia, e fu anche attaccato dai mostri, ma non gli importava perché Corin era sempre lì, al suo fianco. E i giorni passarono. Un giorno all'improvviso Ibsen chiese a Corin «Perché mi hai seguito?» E cosa ha risposto Corin? Per starti vicino. Romanticone. Gidan. Io... Daga. Ecco, io qua ero convinto. Non senti cantare? Questo canto è quello che... Chi sta cantando? Guarda il tramonto. Il muro dell'invocazione sembra in fiamme. Ho già visto lo stesso tramonto.
possibile. E qui c'è un bel plot twist. Eh già, il filmato iniziale, l'incubo di Garnet. Daga, Daga, riprenditi. Eh già. E vivi? Sta dormendo, non ho voluto svegliarlo. Te la senti di raccontare cosa è successo? Non ho molti ricordi di quando ero piccola. E finora non me ne ero mai preoccupata. Per giunta le persone a me care non mi hanno mai aiutato a ricordare. Sono cresciuta ad Alexandria, ma solo dall'età di 6 anni. 6 anni? E fino ad allora? Fino ad allora sono cresciuta qui. Amadei Ansari. Ah, ta-dan! Non ricordo bene la mia infanzia, è come se la mia memoria fosse avvolta da una coltre di nebbia. Però, all'improvviso ho ricordato che 10 anni fa questo villaggio fu colpito da un terribile tifone. Quel giorno ero con la mia vera mamma e ci allontanammo dal villaggio. Uscimmo dalla grotta che si trova sul retro della casa di Eiko e salimmo su una barchetta simile a quella su cui eravamo prima insieme. Che poi tra l'altro la mamma di Garnet è identica a Garnet, se l'avete vista nella CGI, è praticamente uguale, cioè sono sorelle, gemelle. È stato lì che, sentendo il canto del villaggio provenire dal muro dell'invocazione, ho ricordato. Il canto del villaggio? Di Madain Sari? Per questo non lo conosceva nessuno. Cioè proprio identiche. Proprio legge della maniglia, proprio totale qui. Perché vivevi ad Alexandria? Come hai fatto a diventare principessa? Perché non è il corno come tutti gli sciamani? Non lo so. Ma il dottor Totto forse lo sa. Fu lui a salvarmi quando le onde portarono la nostra barca alla deriva. Forse sa qualcosa anche di mia madre che purtroppo morì sulla barca. Poverina, ha appena scoperto che quella che credeva sua madre non lo è e che quella vera è morta ormai. Ha perso 2 delle persone a lei più care. Ci torneremo sul muro dell'invocazione poi, eh? Pregavamo ogni giorno presso questo muro. Anche tu? Sì, e tu? Questo lo ricordo benissimo. Daga, allora, bentornata. Finalmente a casa. Sono contenta, perché non sono sola, lo sapevo. Basta, ho deciso. Verrò con voi 2. Infrangerò la promessa che ho fatto al nonno. Dopotutto, era proprio lui che diceva che bisogna sempre fare quello che si pensa sia giusto. Già. Non so cosa ci aspetta, ma vorrei portare a termine ciò per cui sono venuta in questo continente. Certo, anch'io. E allora andiamo tutti. Esatto, ritorneremo nel muro dell'invocazione perché si nasconde il vero nome di Garnet, che ovviamente non dico per evitare spoiler. Spoiler, tra virgolette, perché voglio fare le cose naturalmente. Daga, preghiamo insieme prima di partire? Sì. E quindi abbiamo scoperto che Garnet è originaria di Madain Sari, ecco perché riesce ad invocare gli spiriti, ecco perché ha un feeling particolare con gli spiriti, perché non è ovviamente la figlia di Bran e non poteva esserla, dato che Bran è oggettivamente un mostro, quindi è stata adottata, o per meglio dire è stata trovata e poi adottata dalla famiglia reale, ed è per questo che poi è diventata la principessa di Alexandria. Che cosa devo fare? Sono ancora molto confusa.
Ci dobbiamo liberare di Kuja. Poi tornerò al castello e... Scusa, nonnino. Devo allontanarmi per un po'. Non ti arrabbiare, starò attento. Viene anche lei? Non sei contento? Certo. E viene anche Mogu. Mogu! Eccolo. Che tra l'altro prima, se l'avete notato, c'è stato un piccolo errore di... diciamo di programmazione, perché Mogu era stato fatto col pompon rosso, quando in realtà Mogu ha appunto il pompon arancione che lo contraddistingue da tutti gli altri. C'è un motivo per il quale Mogu ha il pompon arancione, ma lo vedremo più avanti, non adesso. Eiko, non dimenticarti che questa è sempre casa tua, Kupo. Fai quello che ti dice il cuore senza rimpianti, Kupo. Lo spirito custode del nonno sarà sempre con te. Vuoppelala. Nel suo posticino segreto. Ma, sorpresa, ancora qui? I vincitori vivono e i perdenti muoiono. Questa è la dura legge della vita. Perciò non mi spiego il tuo comportamento di ieri. Perché non mi hai ucciso? Tra l'altro sto notando adesso che le braccia di Amaranth sono terribilmente lunghe. Anche se te lo spiegassi, sono sicuro che non capiresti. È così umiliante per te continuare a vivere. Meglio la morte ad una misera vita senza scopo. E allora vieni con noi. Gina, cosa? E perché? Forse se vieni con noi capirai il senso della tua vita. Dovremmo affrontare anche molte battaglie. La tua forza ci potrebbe essere utile. Non mi aspettavo una proposta del genere. Che avrai in mente? Hai deciso? Va bene, mi hai convinto. Vengo per capire chi sei. Questa scena io l'ho sempre vista un po' come Dragon Ball, se ci fate caso, no? Tipo che Goku incontra il Vegeta di turno, gli parla, gli fa il discorso paraculo e praticamente Vegeta si convince e diventa buono. E dice, va bene, combatterò con voi, diventerò anch'io un vostro alleato. Cioè proprio è la stessa identica roba. Piuttosto, come ti chiami? Chiamami come ti pare. Lanithia è chiamato Uomo Salamandra. Quindi non credo che sia tanto bello chiamarti Uomo Salamandra. Anche perché, come potete notare da questa immagine, lui effettivamente ha i dread. Cioè, sono praticamente dei dread, palesemente. Quelli sono dei dread. E poi ha il pizzetto. Però, ovviamente, sono capelli e peli di un uomo. Cioè, lo chiama Uomo Salamandra, ma appunto per il suo modo di essere, anche per la sua pelle, per il colore della pelle, eccetera, eccetera. Ma lui è effettivamente un essere umano. Infatti, clan umani, sesso maschio, età 26, mano dominante, destra. Nome, ovviamente, lasceremo il suo originale, Amaranth. Mi chiamano anche Amaranth, l'Uomo Salamandra. Ecco perché lui ha questo colore di pelle particolare, quindi lo chiamano Uomo Salamandra. E allora ti chiameremo così. Abbiamo messo su una bella squadra, però decidiamo chi deve combattere. Ok, in questo caso, avendo appreso Perfora Reflex, o comunque potendo utilizzare Perfora Reflex, io ovviamente terrò in campo Eiko. Anche perché Eiko farà parte, almeno in teoria, poi voglio vedere effettivamente cosa riesco a fare, ma tendenzialmente Eiko è stata sempre parte del mio party finale, del mio team finale, no? Quindi per il momento io preferisco togliere Daga e mettere Amaranth, in modo tale da avere una potenza di fuoco più alta, perché appunto Amaranth e Jidan saranno DPS fisici, Vivi è il DPS magico e invece Eiko si occuperà di gestire le cure e fare tutto quello che tecnicamente faceva Garnet poco fa. Anche se Garnet è due livelli sotto Eiko, non è un problema, perché tanto dovrò livellare tutti, quindi non è un problema. E inoltre sia Eiko che Amaranth sono quelli che devono apprendere più abilità, quindi mi conviene tenerli in campo proprio per questo motivo. Saremo imbattibili. Vedrete, andrà tutto bene. E ora tutti all'albero di Ifa. E anche perché Garnet per il momento diventerà un palo nel culo, letteralmente. Allora, andiamo a vedere gli equipaggiamenti di Amaranth. Amaranth possiede le unghie di gatto, che in questo caso mi permettono di ottenere Chakra e Occhio per Occhio, che è un'abilità fortissima.
però abbiamo anche le Poison Knuckle, che sono le stesse che abbiamo rubato a lui e che abbiamo potuto acquistare anche a Conde Petit. Però per il momento dobbiamo apprendere Chakra, quindi terremo un equipaggiamento di base. Insegneremo ovviamente le robe piano piano al nostro amico, che per il momento deve apprendere tutte le abilità, quindi per ora lo lasciamo così. Eiko invece deve mettere come abilità il Perfora Reflex, quindi per il momento io le toglierei Luna Piena e le darei il Perfora Reflex. Un bel abilità up che schifo non ci fa. Ed effettivamente ad Amarant, ora giusto per il meme, vediamo se ho modo di dargli un abilità up da qualche parte. Eccolo qua, abilità up e specchia magie, che sarebbe comodo, ma ok. E mettiamo subito come abilità occhio per occhio, vigilanza, abilità up, specchia magie. E poi va bene, esorcista e besticida. HP 10% up non mi serve sinceramente, quindi ottimo così. Boh, perfetto. Direi che qua possiamo salvare, facciamo un piccolo salvataggio a parte perché non so se voglio ricaricarmi poi questa parte di gioco per far apprendere tutte le abilità da Amarant, visto che salverò oggi, probabilmente salverò in una parte un po' particolare dove non posso fare chissà che cosa. Quindi preferisco salvare adesso per poi rifare questa parte di gioco tranquillamente e potermi migliorare per la prossima live, però off camera ovviamente. Senza bisogno di fare appesantimenti ulteriori alla live, che non ha senso. Ok, ritorniamo al nostro albero di IFA. Godo, nessun incontro casuale, godo. Siamo un po' più veloci. C'è ancora un po' di nebbia, ma non se n'è generata di nuova. Significa che Kuja non è ancora qui. Come? La nebbia? Che cosa significa? Abbiamo distrutto il mostro che la produceva, perciò anche il continente della nebbia ormai è fuori pericolo. Che vuol dire fuori pericolo? Non c'è più nebbia? Lo hanno sconfitto? Ma come avranno fatto questi sprovveduti? Ma Gidan, il drago argentato. Non c'è dubbio, è il drago che svanì nella pioggia burmese il giorno in cui la città fu distrutta. È Kuja, è venuto col drago. E la host ci conferma ciò. È finalmente arrivato questo giorno. Il giorno in cui posso buttar via la maschera e dare sfogo ai miei desideri. Avete sciolto il sigillo dell'albero di Ifa? Cosa importa? È un dettaglio che ormai non mi turba. Come mai oggi è così bello l'albero madre? È splendido incorniciato da questo cielo azzurro. Ho deciso, Silver Dragon. Il tronco di Ifa sarà la nostra platea. Lì non ci disturberanno. I membri della squadra. Qui ovviamente classico momentum per decidere cosa fare in vista di una battaglia, però noi siamo a posto, abbiamo già fatto tutto, ci siamo anche riposati, quindi abbiamo il party full e let's go, possiamo tornare verso l'albero di Ifa. Ci stiamo avvicinando alla fine del CD2, signori. Finalmente. I primi due CD sono un po' più noiosi, tra virgolette, per quanto riguarda tecnicismi, per quanto riguarda anche esplorazione, per quanto riguarda tante cose. A partire dal terzo CD in poi ci sarà la valle. Ci sarà veramente la parte... probabilmente il CD3 è dove inizia la parte più bella del gioco, perché puoi esplorare, puoi fare side quest, puoi fare allenamenti, puoi fare tutto quello che vuoi, quasi tutto quello che vuoi, quindi è veramente veramente top. Se continuiamo ancora oltrepassiamo il tronco. Buonanotte lei, a domani. Kuja è lì. E come ci saliamo?
Possiamo arrampicarci. Io non ce la faccio. Neanche io. Io mi sporcherei tutto il vestito. Ormai ci siamo quasi, non possiamo arrenderci. Qual è il problema? Vai tu da solo. Non ha senso che vada da solo ad affrontare Kuja. Codardo. Wow, attento a dove metti i piedi, li fai cadere. Aiuto. Prima regola per la sopravvivenza, abbandonare i deboli. Noi la pensiamo in un altro modo. Non mi sembra gente con salde regole di vita. Parli tu che hai perso con Gidan, che faccia tosta. Taci, mocciosa. Ragioniamo. Senti, Amarant, mi devi un piacere, giusto? Gli è arrivato il momento che saldi il tuo conto. Che vuoi? Raccogli dell'erba garganica per attirare uno dei Gargant che è in giro. Possiamo salirci su tutti insieme? Faccio prima a portare io questi ragazzini netti. Che? Guarda chi mi doveva capitare. Che fai? Oh, che rapidità! Beh, allora io porto te a cavalluccio. Eh? Come? No, aspetta! Oppela là! Ciao, ciao Saki! I forti rubano la libertà ai deboli. E così sopravvivono. È la dura legge della vita. Io avevo bisogno di forza e 10 anni fa scoprì che esisteva un potere che persino lui temeva. L'attesa è stata lunga, ma ora sto per impossessarmene. Ah, sento lo scalpitio delle anime. Sono arrivati fin qui? Bene, mi intratterranno sul palco fin quando arriva quella grassona. Tutto calcolato, eh? Grazie, Amarant. Ho saldato il debito. Ora fammi vedere tu cosa sai fare. Quello è Kuja. Dunque, per l'ennesima volta. Cambio i membri, apro il menu, sono pronto. Kuja è quello che ha costruito i maghi neri. Se quello è un vostro nemico, allora è antipatico anche a me. Andiamo. Siete Kuja, vero? Lei sempre gentile, educata, no? Siete Kuja. Amarant che si fa i cazzi suoi. Io sono Garnet Tila Exandros. Avrei una domanda da farvi. Cioè, gli dà del voi. Colui che ha ingannato la regina d'Alexandria e ha causato la guerra nel continente della nebbia. Vuoi sapere se sono stato io? Sei stato tu a costruire i maghi neri ad utilizzarli come armi? Ehi, ehi, non sapevo mica che la principessa si portasse dietro un pupazzo irrequieto. Non sono poi così potente. Ho usato solo una semplice ricetta. Ho preso un po' di nebbia e ci ho fatto un bel brodo. Poi nel pentolone ho aggiunto un pizzico di magia nera e basta! Non vuoi sentire la fine? Ho fabbricato delle anime con gli avanzi di altre anime. Avanzi di altre anime? Parli della nebbia? Prima non volevi ascoltarmi e ora vuoi che te lo racconti? Beh, ragazzi, è ancora presto per sapere tutto. Tu non hai cuore. Come hai potuto uccidere cinicamente tanta gente? Che banalità! Tutti, chi più chi meno, sono costretti a uccidere qualcuno per vivere. Per esempio, la tua cara mammina, Garnet, non riesce a vivere se non si impossessa di tutto ciò che vede. La guerra colpa mia? Oh no, aveva già progettato tutto lei. Io le ho dato solo un aiutino. Non è vero, tu menti. Mia madre è onesta, sei tu che l'hai ingannata. E allora, tesoro, è il momento di aprire il sipario. Guarda quanto è onesta tua madre. Primo atto, la fine di vili desideri. Quanto è teatrale, Kuja. Io me lo immagino tutto tipo una ballerina. Ah ah ah. Kuja, che gioia vederti all'albero di Ifa! Rimani solo tu da sconfiggere e poi il mondo sarà ai miei piedi! Ma non ho dimenticato il tuo contributo, perciò ti ho portato un piccolo regalo.
Avviso a tutta la flotta a prepararsi per l'esploa finale con la magia dei maghi neri. Nel frattempo intratterremo Kuja con i nostri potenti cannoni. Sparate, sparate senza pietà. Ordini della regina Bran. Entrino in azione i maghi neri. Kill. Ma perché? Tua madre non si accontenta di un solo continente. Non ti sembra un po' troppo avida? Però ha agito proprio come avevo immaginato. Che vuoi dire? Taci. In platea si ascolta in silenzio. Non la passerai liscia. Ascoltami bene. La nebbia si è dissolta, ma nei boschi e nelle caverne ne è rimasta ancora. Cosa vuoi dire? Che dimostri ne creo ancora quanti ne voglio. A voi, belve della nebbia. Eccoci qua. E queste sono le belve della nebbia. Anche queste le abbiamo viste su Opera Omnia, se vi ricordate. Con tutti i LED, eccetera, eccetera. Ah no, cazzo, Amarant non ce l'ha! Non ce l'ha il reflex. Oddio. LOL. Mi ero dimenticato che Amarant non avesse reflex. gli devo mettere un piccolo reflex, altrimenti è fottuto. Ne rimane solo uno da sconfiggere. Kuja. I cannoni di Bran fanno il solletico ai miei mostri della nebbia. Anche una stupida come te si sarà accorta che non c'è nessuna via di scampo. Cosa fa quella grassona? Cerca forse di temporeggiare? Non mi lascia alternative. Devo entrare in azione io. Stai a guardare. Ti mostrerò il vero Kuja e le sue ambizioni. Giù, Silver Dragon. Meglio fuggire da qui prima che le cose si mettano male. Oh no, mia madre è in pericolo. Daga. Gidan, io voglio aiutare mia madre. Che dici? Ti ha rubato gli spiriti dell'invocazione, sta distruggendo il mondo. Non voglio che muoia. Ma se per poco eri tu a morire per colpa sua. Non si merita neanche di essere chiamata madre. Per me rimane sempre mia madre, che tu lo capisca o no. Eiko, hai detto che qui c'è uno spirito dell'invocazione sigillato? Sì. Ti supplico, dimmi dov'è. È in un luogo molto profondo. Vedi dove sono quelle radici? Ah, laggiù? Ma da sola... Eccala. Vabbè, facciamolo singolarmente. Perché altrimenti Amarant, poverino, lo disintegriamo. Tanto è più che sufficiente. Esorcista, Esna, bene, abbiamo imparato della roba, quindi... Che coraggiosi! In un caso del genere si deve solo scappare. Gidan, non possiamo lasciare Daga da sola. Hai ragione, rincorriamola. Esatto. Oh! Prima però... Allora, tu... Ecco qua, facciamo così. Poi qua facciamo così. E qua va bene così. Non hai... Aspetta, ma io tecnicamente... Qua cos'hai? Vigilanza? Aspetta. Ecco qua. Allora, questi li togliamo per ora, che non mi servono. Specchia magie non mi serve.
Aspetta. Insonnia, omicida. Vabbè, mettiamo HP 10% up. Ok. Un piccolo Moguri, Mocchi. Questa è la lettera che abbiamo già ricevuto. È arrivata una lettera da Steelskin, importantissima da leggere, ragazzi. Ma non capisco bene cosa c'è scritto, Kupo. Caro Mocchi, la nebbia si è dissipata, Kupo. Credi che sia una buona notizia? Oppure sarà l'inizio della fine? Steelskin. Non capisco che vuole dire. Ora che la nebbia si è dissipata, non saremmo tutti più felici, Kupo? Ecco, ovviamente noi stiamo per distruggere tutto, però dobbiamo leggere le lettere. Bene. Ok. E qui adesso dobbiamo scendere, ma... Oppala! Presi alle spalle... dai nostri amici della nebbia. E adesso però posso fare così. Loro ovviamente utilizzano nebbia come attacco. Che non mi fa niente. Tra l'altro nota... Oddio, mi ha messo sonno però su Gidan. Notiamo però come Amaranth abbia le tecniche di Enigma e Tira, che secondo me sono praticamente tra le più inutili presenti all'interno del gioco. O almeno il Tira risulta essere una tra le più inutili, se non forse per un'occasione soltanto. Ma per il resto ovviamente Amaranth viene utilizzato solo e comunque come un DPS fisico, perché diventa un mostro letteralmente se lo si utilizza con i giusti accorgimenti. Oh, non me ne è apparso un altro? Sento il potere magico dello spirito dell'invocazione. Riuscirò ad aiutare mia madre. Vieni a me, ti supplico. E qui c'è un'altra invocazione che abbiamo sbloccato praticamente. Quindi oltre a Carbuncle abbiamo ottenuto l'acqua marina. Oh no! Con questo spirito non posso aiutare mia madre. Daga, cos'hai? Non ce l'hai fatta? No. Ho sentito uno spirito potente dentro di me, ma... Allora sarà il leggendario Leviathan. Leviathan? Scusa, non lo sapevo, ma è il potentissimo spirito dei mari che annienta il nemico con gli tsunami. Non è colpa tua, Eiko. Solo che ora non posso aiutare mia madre. Qui la battaglia ancora è bella evidente. Non è ancora pronta, sua maestà? Accidenti, siamo rimaste senza munizioni. Dobbiamo ritirarci prima che ci attacchino un'altra volta. Non è una decisione che spetta a noi. Torna al tuo posto. Faccio il maghetto shiny. Maestà, i maghi neri sono pronti. È ora di dare una lezione a quel ragazzino arrogante. Vieni, mio potente alleato, Bahamut, sovrano dei draghi. E qui si vola. Eccolo. Cucia col culo di fuori. Truccato meglio di tante ragazze che conosco. È riuscito a scappare. Ah, sangue. Blood. Guarda come se la ride. Non sapevo che la magia dell'invocazione fosse tanto potente. Sarà per questo che Gidan si è fatto amiche quelle due. Sì, sì, così vincerà di sicuro e mia madre non morirà.
Eiko, hai visto? Che ti prende? Mogu ha paura. Perché? Bahamut è il sovrano dei draghi. Kuja non può vincere. Ma Kuja non è uno sprovveduto. Sangue. Bahamut è impressionante. Che potere distruttivo. Per poco non feriva anche me. In quanto a te, Bran, diciamo che non mi servi più. Vedrai il secondo atto dal cielo e lo scenario sarà la tua terra natia. L'atto finale, invece, sarà lontano da Gaia. Con le mie mani mi vedrà lui. Procederà tutto secondo i piani. Il momento in cui impazzisce Kuja arriverà anche. E diciamo che c'è una sorta di similitudine con Seppo. Quando apprende il suo destino, Kuja impazzisce veramente. E mo? Oh oh. Madonna mia. E via. E se ne va. E Kuja che se la ride. E se ne va. Così. E qui, signori, non capisco perché Bahamut ha attaccato chi l'ha invocato. Abbiamo trovato la regina Bran sulla costa in un idrovolante di salvataggio. Non respirava quasi più. È morta poco dopo. Odio Kuja come odiavo Bran. Desideravo che morisse. Dovrei essere contento. Invece, quando ho visto la signorina piangere, non sapevo cosa pensare. Sapevo solo che avevo voglia di piangere anch'io. Questo è Vivi che racconta tutto dal... come se fosse una voce da... una voce esterna, no? Questa voce... Oh madre, sono io, Garnet. Sono qui. Io non ho più nulla. Sono vuota. Io... ormai quella forza è sparita. Non c'è più. Madre. Era tanto, tesoro, che non mi sentivo così vicino a te. Da quando andavamo a teatro con tuo padre. Io ho vissuto come volevo. Anche tu devi vivere ora come desideri. Bran non era cattiva. Bran è stata, tra virgolette, manipolata effettivamente dalla nebbia. Soul Cage ce lo disse, no? Che la nebbia provocava questo istinto bellicoso nei confronti delle persone. Però ovviamente Bran, essendo una persona un po' più fragile, un po' più debole rispetto a tutti gli altri, ne è stata sovrastata da questo sentimento di belligeranza, che l'ha portata a stringere alleanza con Kuja, che aveva già previsto tutto e che per l'appunto avrebbe avuto modo di poterla eliminare quando meglio, diciamo, l'occasione poteva effettivamente rivelarsi utile, l'eliminazione di Bran. Abbiamo deciso di tornare ad Alexandria con l'idrovolante di salvataggio di Bran. La signorina si è portata anche sua madre. Quindi la seppelliscono in patria. E qui è dove appunto finisce il CD2. Principessa da questa parte. E qui già siamo ovviamente nel CD3. Qui siamo già all'inizio del CD3. Cioè, oddio,
Nel senso, questa è la scena finale del CD2. Steiner, Beatrix. Com'è dura la realtà. Com'è crudele il mondo. Non riesco neanche a pensare che mia madre abbia potuto commettere tali atrocità. Principessa, è tutta colpa mia. No, sono io il responsabile. Grazie, miei fedeli cavalieri. Ora il destino del regno è nelle mie mani. E vorrei dunque chiedere il vostro prezioso aiuto. È un enorme decoro, è un grande onore. Vi ringrazio. Corona di fiori che è spuntata non so da dove. Principessa, è una ghirlanda di rose, i fiori preferiti dalla regina. Una giovine l'ha portata alla tomba per sua maestà. Certo, la regina ultimamente aveva uno strano comportamento. Tuttavia, il popolo non ha mai smesso di amarla. Madre, sarò una brava regina. Sarete fiera di me. Ed è qui, con questo filmato, che si chiude l'esperienza del CD2. Bran, come potete leggere appunto nella tomba, quindi la tomba della regina. E qui ovviamente già siamo praticamente dentro il CD3. L'inizio di quello che sarà probabilmente la parte più bella del gioco, dove si inizia ad aprire effettivamente l'esplorazione, si iniziano ad aprire le side quest, si iniziano ad aprire realmente le chocoboard soprattutto, perché adesso finalmente si potrà iniziare ad esplorare come Dio comanda. Principessa, siamo arrivati al castello. Dottor Totto, fra poco non la potete più chiamare principessa. Oh oh oh, è vero. Dopo l'incoronazione la dovrò chiamare Sua Maestà la Regina. A proposito, devo dare le disposizioni per la cerimonia. Beatrix, Steiner, mi aiutate? Comandi. Bene. Beh, Alexandria prende il nome da un'altra roba. Prego, principessa, fate attenzione al gradino. Dottor Totto, principessa, capisco che c'è tanta paura nel vostro cuore, ma abbiate fiducia in voi stessa. Io sarò sempre al vostro fianco. Mancano solo 3 giorni all'incoronazione. Che grande emozione. Però, d'altra parte... Hola, Gidan, quanto tempo! Te trovo un poco deprimido. Che ti prende, amico? Ti ha mollato la ragazza? Mi sa che gli hai proprio tolto le parole da bocca. Gidan innamorato non l'avevo mai visto. Cambiando discorso... Carmen, non avevi detto che stavi a preparare un teatrino? Caramba che sì! Ho lavorato come una loca, ma è venuto bene! Perché non andiamo a vederla tutti insieme? Ya! Muy bien, vamos! Gidan, tu non vienes? Va bene, non importa. Vieni più tardi se ti va. Bien, vamos, chicos! Ehi, di qua! Boom! E ovviamente Vivi viene sempre pestato, eh? Vivi, che ci fai qui? Ciao! Non ci vediamo dal giorno del seminterrato del castello. Come te la passi, amico? Sono successe tante cose, però sto bene. E tu che hai fatto? Io? Dopo che vi ho aiutato a fuggire, ho incontrato Steiner, Freya e poi anche la Shogun di Alexandria. Come si chiama? Beatrix!
Sì, Beatrix, erano proprio ridotti male. E vabbè, ma Marcus era al 99, quindi figurati. Io e Marcus li abbiamo aiutati a fuggire dal castello. Non è stata un'impresa facile, vero Marcus? Compare, andiamo subito. Quella Carmen si arrabbia. Hai ragione, e poi chi la sente? Con permesso, Vivi. Guarda l'educazione di Blanc, eh? E adesso siamo di nuovo nei panni di Vivi. Let's go! Allora, per prima cosa, andiamo di qua. E c'è subito l'evento in tempo reale. È enorme! Che già così sembra, suona malissimo. Wow! Che casa gigante! Io mi faccio un giretto dentro. Viva la pa. Mmm, che profumino! Hai fame, vero? Sì. Ma tanta fame, vero? Sì. Ma tanta fame, vero? Sì. Poverina! presa per il culo. Allora, qui intanto c'è un'altra cosa che bisognerà fare. È Pippo. Sì, con te c'è un altro attestato che dovrò prendere, ma ovviamente lo farò per conto mio. Vi farò vedere un attimo di che cosa si tratta, ma questa è una cosa che dovrò fare per conto mio perché si perde un sacco di tempo, purtroppo. Allora, qui non mi ricordo che ci fosse qualcosa da raccogliere perché non c'era nulla di interessante. Di uscire non possiamo neanche uscire. Però non mi ricordo nulla. Io sono andato lì solo per farvi vedere quell'evento in tempo reale. Quindi possiamo tornare indietro. Vi faccio vedere che cosa succede qua. Pippo di livello 1. Non mi piace correre. Però se parliamo con la madre... Mio figlio gioca sempre solo a carte. Se non fa un po' di sport, diventa un ippopotamo. Signora, siete già degli ippopotami. Faresti una corsa con Hippo? Va bene. A correre allora. Ecco, scelta peggiore non poteva esistere. Quando dico via, premi X e B uno dopo l'altro. Quindi X e B. Ok, ai posti di partenza. Pronti? Via! Esatto, dobbiamo semplicemente fare questo, cioè correre, letteralmente. Ma c'è una cosa che ovviamente bisogna dire. Ovvero, a parte il fatto di aspettare Hippo che arrivi al traguardo finale, dobbiamo anche andare avanti. Dobbiamo andare avanti fino al livello 80. Sei bravo, ragazzino. Ora Hippo è già al livello 5. Quindi piano piano i suoi livelli aumenteranno. Quindi diciamo che appunto la difficoltà andrà a crescere man mano che noi lo affronteremo e lo batteremo. Quindi, mio figlio gioca sempre solo a carte. Faresti una gara? Sì. Rifacciamola. Ai posti di partenza. Pronti? Via. Non è difficile. In confronto ai salti con la corda, questa è una passeggiata di salute in realtà. Quindi non c'è nulla di scandaloso in questo minigioco. Però bisogna farlo perché si può fare solo ed esclusivamente qui. Ovvero in questo frangente di gioco. Cioè non si può fare più poi. Quindi è importante comunque farlo. È stato un buon allenamento per Hippo. Ti meriti un regalo. Carta Watanka. Esatto. Ogni qualvolta Hippo raggiungerà i 10 livelli, perché adesso lui è arrivato al livello 10, ogni volta che raggiungerà 10 livelli avremo un premio, fino a quando arriverà ovviamente al livello 80, che ci permetterà di ottenere un oggetto raro, ovvero un altro attestato, l'attestato piedi veloci. Quindi lo facciamo un'altra volta, giusto per farlo, e poi dopo ce ne possiamo andare. Anche perché è facile, si può impostare anche di premere praticamente, se non mi ricordo male, si può fare anche di impostare praticamente i due tasti in uno solo, in modo tale da poterne premere uno solo e praticamente vincere subito. Sei bravo, ragazzino. E adesso già è al livello 15. Vedete, lui comunque i livelli non li fa a uno a uno, quindi diciamo non è relativamente difficile
portarlo a livello 80. Si perderanno un 10-15 minuti all'incirca, però io in live ovviamente non lo faccio, lo farò per conto mio e poi vi farò vedere la prossima volta, o magari poi faccio un montaggio e lo includo praticamente nella live, come sto facendo con le altre live, che includo dei pezzi che sto facendo da altre parti, per poi farvi un montaggio completo e farvelo vedere come è giusto che sia. Quindi per il momento ce ne andiamo, anche perché tanto poco ci ritorneremo, non è un problema, e andiamo avanti, esploriamo un po' la città. Ecco qua. Quanto tempo è? Quanto tempo è? Quanto tempo è? Dove sei stato tutto questo tempo? Cos'hai fatto tutto questo tempo? Allenato mi sono. Allenato ti sei? Sì, capito, mi avete. E dove? Dove? E quando? Quando? Ecco... No, non è vero. Non credo che si sia allenato. Ok, e loro si trovano praticamente qua. Anzi, no, era forse nell'altra porta, vero? Sì, perché qua c'era il tizio del negozio oggetti. Ah sì, loro si trovano dove ci sono le armi e le armature. Alto nel cielo, Artemisio. Prima andiamo a vedere Artemisio. Io non sono sardo, quindi... Per fortuna. Eccolo qua. Scusa il ritardo. Ehi, Steelskin, quanto tempo è passato? Artemisio, come stai? Ho sentito parlare di te durante i miei viaggi. Ti stai dando da fare nella consegna della corrispondenza? Certo, certo. Sicuro? Hai consegnato tutte le lettere che ho affidato dai Muguri? Sì, Steelskin. Quante lettere erano? 4, vero? Mi pare che ne manchino 2. Alto nel cielo. Gidan è proprio tonto. Che peccato. Eppure ne ha avute di donne, ma non l'ha mai presa così sul serio. Può prenderla sul serio quanto vuolen, ma secondo me la Reginen non ci sta. Questo è poco ma sicuro. Ormai l'avrà capito anche lui. Perciò soffre in silenzio. Poveraccen. Ma se non supera questa storia non si riprende più. Deve farsi forza con le sue ali. Deve farsi forza e con le sue ali volare alto nel cielo. Esatto. Piccolo aneddoto del povero Gidan che è un po' triste. Qui abbiamo il fabbro, che ovviamente è tornato ad essere aperto al pubblico. Qui abbiamo una rune tooth, che però ovviamente in questo caso non consiglio mai di forgiare, perché abbiamo soltanto vivi nel party e tante di queste armi possiamo anche prenderle in modo errato, no? Perché pensiamo di non averle, invece poi per esempio l'anello reflex noi già ce l'abbiamo, quindi non conviene mai craftare in questo momento. Bisogna craftare sempre col party tutto pieno. E qua invece ritroviamo i tre amici dell'Ave Maria. Qui invece abbiamo altre armi che ovviamente possiamo prendere. Un Ice Lance che per esempio non ce l'abbiamo. Le unghie di gatto che ce le teniamo giusto per il meme, perché ce le abbiamo ma ne prendiamo delle altre. L'asta salvifica che noi l'abbiamo trovata all'albero di Ifa ma che compriamo lo stesso. Flauto di Lamia che già ce l'abbiamo, però ne prendiamo altri. E qui penso che siamo... Akimachi, Barbuta, questi li dovremmo forse avere da qualche parte, ma questi li possiamo già prendere tutti subito. Ok, perfetto. E qui abbiamo i tre amichetti. Tanto tempo era che non vedevo i miei fratelli. Ok. Va bene. A questo punto entriamo un attimo di qua, facciamo un piccolo giro, facciamo un piccolo tour, perché qua ci sono delle robe da prendere. Dove erano? Qua. Ecco, Piuma Phoenix. E qui abbiamo dei soldini. Madonna, 3927 gil, così, regalati praticamente. Sì, c'è un minigioco anche con loro tre, però si può fare solo con Gidan. Infatti lo potremmo fare dopo. Non andiamo ancora qui, ancora è presto, perché prima dobbiamo andare dal nostro amichetto. Allora, qua non c'era nulla.
Sono Artemisio, il postino del Mogunet. Come? Perché non consegno come si deve le lettere? Beh, questo non te lo posso dire. Anche se tanto lo scopriremo. Steelskin, ti vendo un set di 3 oggetti. Piuma Phoenix, Mega Pozione, Elisir. Yes, dammi tutto. Grazie, con questi ci faccio un altro viaggetto. Bene, così andiamo avanti anche la quest di Steelskin. E qui invece abbiamo la lettera da consegnare a Kupo. E abbiamo finito le consegne delle lettere. Una lettera dal fratellino Moguri, Kupo. Ma dove era finito? Non lo sa che ero preoccupato, Kupo? Caro Kupo, fossi lui è fantastico, Kupo. Pensa che ogni giorno giochiamo a nascondino. Ho capito qual è la cosa più importante nella vita. Godersela, Kupo, Kupo, Kupo. Meno male che il fratellino Moguri sta bene, Kupo. Ma come al solito, non pensa mai alle cose serie, Kupo. Ok, in questo caso, Artemisio mi ha consegnato una lettera che viene da molto lontano. Leggiamola insieme, Kupo. Mittente, Molisha. Caro Kupo, noi Moguri dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, lo sai? Perciò anch'io uso quella cosa preziosa, Kupo. Tuttavia, bisogna usarla con parsimonia, perché non è mica facile trovarla, Kupo. Molisha. È una lettera di Molisha, la Moguri più bella del mondo. Come sono felice, Kupo Kupo! Ok, niente lettere, quindi qua salviamo, ovviamente. Perché devo fare il minigioco con Eppippo. Ecco qua. Con Amaranth forse le tecniche le posso apprendere anche dopo, non è un problema. Però adesso c'è un'altra cosa da fare, perché sì, perché siamo delle merde. Vi ricordate qui cosa abbiamo fatto? Esatto, possiamo rifarlo. Ho ottenuto una delle carte preferite di Hippo. Carta Shiva. Carta Lamu. Che sono le carte preferite di Hippo. Quindi gli abbiamo fottuto nuovamente le carte. Bene. Ok. Una volta fatto questo possiamo andare da questo lato. Andiamo di qua. Ora, credo che io per il castello non ci possa andare per ora, perché ci devo andare poi con Gidan, giusto? Perché per ora, esatto, non c'è neanche la barca, quindi non ci possiamo andare. Ok, quindi dobbiamo andare al teatro. Dobbiamo andare al teatro, al teatren. Ecco qua. Come faccio a non far incavolare Carmen? Ehi, Vivi, volevo chiederti un favore. Cosa? Vieni con noi a guardare lo spettacolo di Carmen, eh? Sì. Grazie, sei un amico. Scendi le scale qui dentro, qui dietro. Vai avanti tu. Di sotto c'è il teatrino di Carmen. Ma compare. Blank? Sai che non mi gustan las personas impuntuales? Ma quanto mi volevi far aspettare? Eh? E tu chi sei? Come sei strano, Chico. Ciao, ciao Vivi. Es un amico tuo, Cina? Ciao, signor Cina. Che mi chiami, signore? Au, te mi vedi così, ma io sono un pischello, ma io sono un pischello. Che simpatico, mi è uscito un napoletano che non c'entrava niente. Sei davvero carino. Miras lo spettacolo pure tu? Sì. Muy bien, me estás ancora più simpatico. Me estás ancora più simpatico. Comincia subito. Mettiti subito seduto donde più te gusta. Ecco qua. Che tra l'altro sta in piedi Vivi sulla sedia, manco si siede. Compare, mi sa che si è dimenticata di te. Tutte uguali le donne. Blank, poi te va blar. Non s'era dimenticaten. Blank e Gidan sembrano un po' i due rivali tipo di corteggiatori, no? Quelli che se lavano, quei due che vanno a rimorchiare il sabato sera in discoteca. Steiner. Comandi. Senti, vorrei vedere Gidan, gli devo parlare. Principessa, non è il momento adatto. E poi è appartenente a due mondi differenti e... Oi oi, cosa si vocifera qui? Su, principessa, è ora di indossare l'abito della cerimonia. Beatrix, aiutate la principessa a cambiarsi. Signor sì. Tenete queste. Regalo molto gradito. Opale, topazio, ametista. E sono tutte le gemme che contengono i poteri che dimoravano in voi e che la regina vi sottrasse.
Sono spiacente di avervi rammentato questa triste storia. Però adesso abbiamo tutte le vocazioni che non avevamo prima con Garnet. Le possiamo riapprendere. Steiner, nutrite interesse nel vedere la principessa che si cambia? No, sì, cioè... con permesso. Ah, Steiner. Tu hai Beatrix. Su. Non accalappiarti tutta la figa. Beatrix, vorrei vedere Gidan. Credete sia possibile? Consiglierei di farlo in un altro momento. Dite tutti la stessa cosa. Principessa, vogliate scusarmi? Lei lo vuole vedere però, eh? Lui vuole vedere lei e lei vuole vedere lui. Ora che Daga diventa regina, potrò conquistare il mio Gidan. Userò una tecnica infallibile, scriverò una lettera d'amore. Devo trovare delle parole strizzacuori. Eiko, sempre più agguerrita. Forse la corona è un peso troppo grande per la principessa. E poi il popolo si aspetta molto da lei. Ecco, questo signore è quello che fa per me. Senti, signore molto intelligente. Oh oh oh, perché dici che sono intelligente? Si vede, io me ne intendo. E da dove si vede? Spiegami. Per esempio, da quella barba da intellettuale, e dal cappello da letterato, e dal naso da professore. Insomma, si vede lontano un miglio che sei intelligentissimo. Oh oh, sono senza parole. E poi scommetto che sei anche brava a scrivere lettere. Come sei perspicace. Un tempo mi mantenevo agli studi scrivendo epistole. Allora mi aiuti a scrivere una lettera? Per favore? Oh oh oh, una lettera? Con piacere. Affare fatto. Seguimi. Lei che se ne va tutta fiera. Il corno che ha quella ragazzina in testa. Quel corno. Ne ho viste davvero tante nella mia vita. Ma quello che è successo quel giorno non posso dimenticarlo. Il giorno seguente ad un tifone attraccò al porto una barchetta con a bordo una mamma e la figlia. La madre era ormai deceduta, ma la bambina respirava ancora. Quando la guardai mi prese un colpo. Il viso della bimba era identico a quello della principessa Garnet, che era morta da poco. Ma lo stupore fu maggiore quando mi accorsi che aveva un corno in testa. Un grande enigma. Da dove arrivava quella bambina? Il re ordinò di toglierle il corno. Ma la bambina pianse. Il re e Bran decisero allora di crescerla come fosse Garnet. Ora, di fronte a me è un'altra bambina con un corno in testa. Chi è? Cosa c'entra con Garnet? Capito? Quindi Garnet aveva il corno. Solo che poi gliel'hanno fatto togliere. Che fai? Dai su, scrivimi la lettera. Oh, sì, certo. Principessa, siete bellissima. Tac. Grazie. Beatrix, voglio confidarti un segreto. Comandi. Io non sono la figlia di Bran. Oh, principessa, l'ho saputo poco fa dal dottor Totto. Ma questo non cambia niente. Io vi ho giurato fedeltà in passato e ve la giuro ancora oggi e per sempre. Garnet, Beatrix adesso... Oh, Beatrix, grazie di cuore. Adesso ha capito gli errori e quindi... Ecco fatto. Quando leggerà questa lettera, Gidan cadrà ai miei piedi. Grazie, signore. Oh, oh, prego, bambina. Guarda che io un nome ce l'ho. Mi chiamo Eiko. Vengo da Madain Sari. Lo conosci? Ora devo andare. Ciao. Madain Sari. Ma è il mitologico villaggio degli sciamani. Credevo si trattasse di una vecchia leggenda. Che mistero. E qui siamo Eiko con la letterina in mano. Guardate che figa. Bellissima. Gidan non è qui, è nel borgo. Quindi non possiamo andare da nessuna parte. Sì, non ci fanno esplorare. No, maledetti. La nostra voglia di esplorazione è tragicamente interrotta. Devo consegnare subito la lettera a Gidan. Dove sarà finito? Boom! Wow!
Ehi, tirami giù! Stai bene, ah! Stavo meglio prima! Scusa, ah, sei spuntato all'improvviso e non ti ho vista. Ma da quell'altezza non ce la faccio a tirarti giù, ah! Ah, ah, ah! Cosa ridi, brutto ciccione? Ah, è caduta la lettera! Se non riesci a tirarmi giù, fammi almeno un piacere. Da questa lettera a un bel ragazzo che si chiama Gidan, va bene? Devo solo darla a Gidan? Tranquilla, ci penso io, ah! E se ne va, fiero, e la lascia lì appesa come una scamorza. E io come faccio? Bellissimo. Sta parte è fenomenale. Non è ancora arrivata la barca. Soldati, giro di ispezione terminato. Tutto regolare. Ma io ti conosco. Sei Calò, il capobanda dei delinquenti. Chi è, ah? Ah, sei tu. Comandante, un delinquente? Allora prestiamoci ad arrestarlo. No, a questo villano gli devo un favore. Voi continuate l'ispezione. Signor sì. Mi sembri un po' più sveglio del solito, ah. Fai silenzio. Sei un delinquente e questo non è un luogo per quelli come te. Picciotto, un mio uomo ti salva il regno e tu mi tratti così, ah? Non è una condotta meritevole per un cavaliere d'alto rango, ah. Parli di Gidan? È vero, ha protetto il regno e la principessa Garnet, gliene sono davvero grato. Ma i delinquenti rimangono delinquenti, e io non vi permetterò di restare nel castello. Quanta gratitudine! Comunque non rimarrò qui ancora per molto, ah. A proposito di Gidan, non l'ho visto in giro, sai dov'è, ah? È sparito da quando è successo il fattaccio. Perché non lo imiti? Brutto ammasso d'orrogene, ah. Bah. Sono stufo di questo posto alto locato. E nel frattempo gli è caduta la lettera. Ah, la barca, al momento giusto. Ecco qua. Al borgo picciotto. Che poi è una femmina. Ma almeno picciotta magari. Ci starebbe un po' meglio però. E la lettera è rimasta lì. Tac. E qui si iniziano a muovere i fili. Sentivo un vocione. Infatti era Steiner. Proprio ora che la principessa ha bisogno di me, non riesco a starle vicino. Sono addolorata. È un dolore che non avevo sentito prima d'ora. Steiner ha perso qualcosa. Cosa c'è scritto? Quando la luna medaglia preziosa in cielo alta sta, il mio cuore innamorato qui al porto t'aspetterà. Madonna mia. Che vuol dire? È forse una lettera... Una lettera d'amore da parte di Steiner? Steiner. E intanto, grazie a questo espediente, Daga... Sarà poi così comodo questo trono? No, non lo accetto. No, no e no. Senza Daga i miei giorni sono vuoti. Il suo sorriso, la sua voce. È per me una dolce poesia. È una musica che mi fa volare alto nel cielo come una rondine. Ma io però... Tu puedes volar. Gidan, anche tu puedes volar. C'ha ragione, Gidan. Amico... Non posso vederti ridotto così per una donna. Neanch'io. Smettetela, voi non capite. Oi. Facciamo le mani, picciotto. Che fine hai fatto, ah? Boss, ti prego, fammi tornare nei Tantalus. Andiamo a rubare i tesori insieme, come ai vecchi tempi. Tesori, ah? Ci sono pochi tesori al mondo, picciotto. Però... Se hai deciso che ne vuoi uno, non arrenderti fin quando non ce l'hai nelle tue mani, ah? È la regola numero uno dei Tantalus. Chi non la rispetta non è degno di esserlo. Intesi, picciotto? Non riesci a catturare il tuo passerotto e vuoi essere un membro della banda, eh? Boss. Gidan, voglio vedere la signorina. Ah ah ah. Calimero qui ha capito prima di te, eh?
Via Calimero. Dai, andiamo. Ok. Andiamo al castello a fare le congratulazioni alla nuova regina. Ok. E qui adesso abbiamo di nuovo Vivi nel party. Quindi... E già ne abbiamo recuperato uno. Mi sono scordato, ah. Ho dimenticato di dare la lettera a Gilana. Eh? 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 Me la sono persa. Ecco qua. Perfetto. Ottimo. Allora, andiamo di qua. E non si attiva niente. Aspetta, mi ricordo se si poteva fare ancora Hippo. Forse se avevi Vivi nel party. No, infatti, vedete? Già è praticamente sparito. Quindi potete farlo soltanto in quel... Meno male che ho salvato perché me la ricordavo sta cosa. Vedete? Hippo praticamente qui non spunta più. Quindi se volete fare l'attestato piede veloce lo dovete fare in quel momento. Infatti ho salvato e lo farò per conto mio. Però adesso con Gidan si è sbloccata un'altra cosa che si può fare e che prima non si poteva fare, ovvero il minigioco che appunto avevamo anticipato poco fa, ovvero il gioco delle tre carte fondamentalmente, con Piddu, Poddu e... Piddu, Poddu e Puddu. Sì, Gidan, facciamo il nostro giochino bellino. Ecco, intanto dacci 50 kill, così, subito, pago. E qui abbiamo la possibilità di fare i, praticamente il gioco delle tre carte. Io sono Poddu. Ecco, e dobbiamo praticamente indovinare dove si trova Poddu. Il mio consiglio è quello di utilizzare la vista periferica, quindi fissare un punto e seguire tutti gli altri che si muovono con l'occhio periferico, non fissandolo perché sennò non ce la fate. Indovinato hai. Ecco, e praticamente raddoppiamo la somma di quello che scommettiamo. Ecco, questo lo possiamo fare fino ad arrivare al massimo, che sarà 5000 kill. Ritenti? Sì. Ovviamente diventerà sempre più difficile. Io sono Poddu. Con la vista periferica diventa più semplice seguirlo. Chi è Poddu? Quello al centro. Indovinato hai. E qui vinciamo 200 kill. Ora riscommettiamo 300 e man mano andiamo avanti. Ovviamente non lo farò tutto, lo farò poi. Lo farò poi. Io sono Piddu. Chi è Piddu? Indovinato hai. E vinciamo altri soldi. Ritenti? Dai, facciamo l'ultimo. Io sono Puddu. E questo si può fare praticamente sempre, cioè fino a quando si arriverà alla fine. Indovinato hai. Ok. Non è difficilissimo in realtà, però bisogna fare attenzione, bisogna fare un po' di attenzione, però forse lo possiamo fare tutto adesso? Io sono Puddu, vabbè non ha senso perché tanto devo fare anche il piede veloce con Vivi, quindi non ha senso farlo adesso. Quindi lo rifaccio poi per conto mio anche questo, perché tanto non ha senso. Chi è Puddu? Indovinato hai. Ok. E praticamente lo dobbiamo fare fino alla fine. Però io... Giochiamo un'altra volta. Sì, tranquillo. Qui non serve avere occhio. Qui ve l'ho detto. Il trucco è utilizzare la vista periferica. Quindi guardare un altro punto e farli muovere e guardarli con la vista periferica. Che cos'è la vista periferica? La vista periferica è quella che avete quando non vi focalizzate su un punto. La vista periferica qua vi aiuta tantissimo, perché se cercate di seguirlo con lo sguardo vi confondete, anche perché l'infamata del gioco è che delle volte voi vedrete praticamente i tre tapiri fondamentalmente scambiarsi di posto
Solo che cosa succede? Che si scambiano talmente veloci che praticamente si incrociano le texture tra di loro e quindi poi non sapete più chi è l'uno e chi è l'altro. Mentre invece se utilizzate la vista periferica e vi concentrate soltanto su un dettaglio che può essere la testa, per esempio, lo riuscite a seguire in maniera uniforme e quindi non avete il problema di doverlo identificare dalle sue texture. Questo è il trucchetto che bisogna utilizzare qua. Ok. E una volta fatto questo, noi in realtà dobbiamo andare da Garnet. Quindi facciamo una cosa. Neanche salvo, perché tanto poi dovrò rifare da capo tutta questa cosa. Se Gitana ad Alexandria, poteva almeno venire a salutarla. Perché mi guardi? Cosa diavolo vuoi? Chi ti guarda? Pulisciti la bocca quando parli con me. Cerchi chi te le suoni? L'hai trovato. Chiedimi scusa e ti perdono. Taci. Ecco. Loro sono anime gemelle, già proprio perfetto. Questo è come nasce qualsiasi storia d'amore. Non è questo il luogo per combattere. Fermi. Accidenti, l'aria è pesante. Ehi, Gidan. Sono felice di vederti. Ora però sono impegnato. E tua amica, questa presuntuosa? E allora diglielo tu chi sono io. Dai, non fare così. L'hai presa in una giornataccia. Loro sono due miei amici. Scusateli, per favore. Non preoccuparti. Garnet ha dato disposizioni per un trattamento speciale per te, Vivi e Freya. Daga? Ah, grazie. Freya, ora calmati e togli quel muso lungo. Con chi sono arrabbiata io? Sei tu, Gidan. Una tua coetanea sta per salire al trono e sta per assumersi una grossa responsabilità. E tu che fai? Hai raccolto informazioni su Kuja. E allora rispondi. Ecco. Sì, un po'. Non basta per tutti i demoni. Fu Kuja a ordinare di togliere gli spiriti dell'invocazione a Daga. E fu Kuja che usando quegli stessi spiriti uccise Bran. Ti rendi conto che Daga è in pericolo? Questo lo so. Ma cosa posso fare io? Non sono capace neanche di darle conforto. Come potrei mai difenderla? E poi è una regina. Ha interi eserciti ai suoi piedi. Non ha certo bisogno di me. Senti, Gidan. Secondo me la signorina Daga vuole vederti. Andiamo a trovarla. Va bene. Fra poco uscirà dal castello. Gidan. Non scapperei mica. Tanto ti inseguirei fino all'altro capo del mondo. Fa come vuoi. Ok, e qui abbiamo praticamente il party completo adesso, no? Abbiamo nuovamente Freya, abbiamo nuovamente Amaranth, ma avremo modo poi di costruire il party, imparare le tecniche, imparare tutto. Non c'è problema, non c'è fretta. Vai al castello? Yes! Abbiamo degli oggetti da prendere e uno. Anzi, due in particolare da prendere, che ci fanno diventare felici, che ci faranno diventare felici. Etere, che non è l'oggetto che ci interessa. Qui c'è una piuma Phoenix. Piuma Phoenix. Poi, uno degli oggetti importanti da raccogliere è qui. Lapislazzuli. Ma l'oggetto più importante da prendere si trova qua. Sembra strano, ma sì. Si trova qui. Leo. Un'altra stellazio. Eh già. E adesso possiamo andare via. Perché non c'è altro da prendere. Dall'altro lato non ci interessa. Perché tecnicamente dovrebbe essere anche chiuso. Sì, esatto. E adesso possiamo andare dalla nostra regina reginella. Lasciami, cattivo! Aia! L'ha buttata come un sacco dell'immondizia. Così tratti le signore? Se continua a borbottare, la rinchiudo nelle prigioni. Che succede, Eiko? Ah, Gidan. Meno male. Questo signore è brutto e arrugginito. Ha detto che sono brontolona, mocciosa e rompi... È la verità. Cosa? Ah. Odio i ragazzini.
Calmati ora. Come ti chiami? Eiko Carol, di Madai Inzari. Madai Inzari? È la prima volta che lo sento nominare. Mai sentito parlare di Madai Inzari? Dunque, basta voi altri a farfugliare qui. Siamo in un castello, non all'osteria. Ciao, signor Steiner. Che piacere rivederla. Vorremmo vedere la signorina Daga. La principessa? Va bene, ma solo perché me lo chiede lei, signor Vivi. Se, solo perché me lo chiede lei, signor Vivi. Voi aspettate qui, intesi? Eccola, già si vede che brutta questa cosa, purtroppo. Giustamente la risoluzione qui ci fa un bruttissimo scherzo. Garnet e Beatrix praticamente compenetrate nello sfondo. Principessa, prego. Già, siete tutti qui. Come sei bella. Signorina, siete bellissima. Siete meravigliosa. Ehi, Gidan, non le dici nulla? Ecco, io... Principessa, andiamo. Gidan. Madonna, lei... Lei sta capendo quanto si sia legata. Sì, andiamo. Aspetta! Non potremo mai più rivederci? Ma certo che potremo. Solo che non credo potrò più viaggiare per il mondo con voi. Non dimenticherò mai tutte le avventure vissute insieme. Daga. Ma io volevo continuare ad essere la tua rivale in amore. Rivale in amore? Che dici, Eiko? Ah, dimenticavo, volevo darti una cosa. Tieni questo. Ora abbiamo due gioielli ancestrali ciascuna. La prova che apparteniamo al clan degli sciamani. Due a te e due a me. Grazie. Ciao, Eiko. E qui ora si ricompenetrano Beatrix e Garnet, che sarebbe anche una scena interessante da vedere. Anche Steiner nel mezzo. Ale, vai così. Gidan, perché non hai detto niente alla signorina? Non mi venivano le parole. Quando l'ho vista volevo dirle tante cose, ma erano tutte bugie, non sarebbero state parole mie. Forza, Daga, sono felice per te. Se hai bisogno di aiuto, chiamami. Bugie, tutte bugie. Non era questo che volevo dirle. Volevi dirle qualcos'altro. Gidan è ancora innamorato di Daga. Era meglio che non gli scrivevo quella lettera. Povero Gidan, mi sembra così triste. Non c'è niente che possa fare per lui. Ah, sei uno scemo, Gidan. Scemo. Questa bellissima sta scena. Sei uno scemo. Non capisci quello che provo per te. Mi dispiace, ma stasera non ci sarò all'appuntamento. Devo andarmene prima che arrivi. Baka. Ah? Arriva qualcuno. Sarà Gidan. Presto, mi devo nascondere. Compare, qua non c'è nessuno. Forse siamo in anticipo. È possibile. Ma chi ti ha scritto questa lettera da Moren? Non lo so, ma dalla calligrafia si intuisce che è una bella donna. Minchia. Tu creden? Tu sempre dici che donne sono pazze per te, ma io non ti ho mai visto con nessuna. E poi questa lettera l'hai trovata per caso. Che ne sai che è per te? Sai, le donne si vergognano a dare una lettera di persona. Bah, un giorno capirai anche tu. E poi, dubiti per caso dei miei successi in amore? Ma non lo sai che un uomo molto corteggiato deve farsi desiderare? Purtroppo è il mio triste destino. Ehi, compare, arriva qualcuno. E poi ti dicevo che... Zitta, ne nascontiti! Accidenti! E gli è caduta la lettera, tra l'altro. D'ora in poi bisognerà raddoppiare la sorveglianza. Vigilerò giorno e notte, con la pioggia o col sole. Tutto regolare a destra. Tutto regolare a sinistra. Eh? Chi butta le cartacce a terra? Ma questa è un'epistola. Vediamo. Quando la luna medaglia preziosa in cielo sta, il mio cuore innamorato qui al porto t'aspetterà. O per tutti i cavalieri della tavola rotonda. È un'epistola amorosa.
Chi l'ha scritta? E a chi è indirizzata? Non figura il mittente, nemmeno il destinatario. L'avrà lasciata qualcuno affinché io la raccogliessi? Sì, ma chi? E tacchete! Steiner! Beatrix! Siete stata forse voi? Ecco che già parte in brodo di giuggiole. Questo sì che amore cavalleresco! Compare! Shh, zitto e guarda! Steiner! Beatrix! E allora? E allora? Meglio del teatren! Vuoi stare zitto, imbecille? Oh! Attenzione! Ciù! Ciù! Il boss? Uff, il ciccione ha rovinato tutto! Niente. Niente, peccato. Dove diavolo è andato Gidan? Boh. Vado a cercarlo io. Boom. Madonna mia, vivi. Ehi, vuoi stare attento? Non farmi arrabbiare anche tu. Oggi è proprio una brutta giornata. Scusate, per caso è qui una bimba di nome Eiko? Eh? Fu. Ciao, signor intelligente. Oh oh oh, allegra come sempre. Io sono sempre contenta. Veramente, solo quando penso a Gidan mi viene da piangere. Come dici, signorina? Non ho detto niente. Sei venuto a trovarmi? Oh sì, per poco me ne dimenticavo. Come si chiama il villaggio da dove vieni? Madain Sari. Sì, brava, Madain Sari. Volevo farti delle domande a proposito. Tutto quello che vuoi. Però qui no. Magari andiamo a casa tua, eh? A casa mia? Ma io abito a Toleno, è molto lontano da qui. Cioè, Eiko che si autoinvita a casa delle persone è fenomenale. Non qui, a casa tua. Così. Bambina di 6 anni, vi ricordo, eh? Cioè, 6 anni. Toleno? Che nome strano. Mi piace vedere posti nuovi. Non importa se è lontano, andiamo. Vengo anch'io. A Toleno è in corso un torneo di carte. Vorrei partecipare. Un torneo di carte? Ma è bellissimo! Anch'io voglio venire. Sì, anch'io. Toleno. Oh oh, alla fine viene tutta l'allegra brigata. Siete benvenuti. Bene, prossima destinazione, Toleno. Qui c'è ancora la nebbia. Sembra l'albero di Ifa prima che si fosse distolta. A me sembra che ce n'è un po' meno. Ho sentito che avete cercato di fermare la nebbia. Ma forse ne è rimasta ancora vicino alle radici. E questo? È Gargant? Oh, sì. Sì, andiamo. It's time to duel. Buffoni in un cielo senza luna. Col dueling disc. Non c'è nessuno, Son. Sicuro, Zon? Sicuro, sicuro. Oh, oh. Hai proprio ragione. Te l'avevo detto io. E allora che vuoi ora? Convinciamo Garnet a farci tornare al castello. Dici che ce lo dà il permesso? Se glielo chiediamo noi, certamente. Nascondiamoci. Non c'è nessuno. Pare di Nine. Più che vigilare giorno e notte, che altro potremmo fare per Gidan? Riporteremo la pace e la giustizia ad Alexandria. Già, così anche Gidan sarà più tranquilla. Non so perché, ma questa nottata è stranamente calma. Facciamo un'altra ronda. Ricevuto. Sono inseparabili Blanco e Marcus. Per poco non ci facevano tana. Ora che facciamo? Bella domanda. Se la banda di briganti è là, noi fuggiamo di qua. Cioè, sono usciti nuovamente dal castello, rincoglioniti. Da una botola a Toleno? Sono mortificato per la scomodità del viaggio. Senti, Amarant, sei già stato qui a Toleno? E tu? Io? Io sono stato ovunque ci siano delle donne. Dove ci sia. Ah! Io sono stato ovunque ci siano belle donne. E ti assicuro che qua ce n'è una. Posso andare a fare un giro per la città? Dopo parleremo di Madain Sari. Prego, prego, non c'è fretta.
Che fai l'impalato? Guarda che ti lascio qui. Io? Certo, io è la prima volta che vengo qui, per questo devi accompagnarmi. Vado anch'io, ho bisogno di stiracchiarmi un po' le ali. E tu cosa fai, Amaranth? Il solito. Chi lo capisce è bravo. Oggi è l'ultimo giorno del torneo di carte. Ah già, vado a darci un'occhiata. Anch'io me la cavo, se hai bisogno di aiuto, chiamami. Spero che non ne serva. Te lo auguro, in bocca al lupo. Noi ovviamente abbiamo tante carte a disposizione, quindi non c'è problema. E tra l'altro il torneo non lo faremo stasera, lo faremo la prossima volta. Anche perché qui staccheremo con una piccola chicca. Perché? Vuoi sapere perché non sono andata con Jidan? Quei due sono innamorati, non capisci che dobbiamo lasciarlo solo? No, non capisco. Insomma, ma sarei mica innamorato anche tu di lei? Non l'hai capito che Jidan ama Daga? Ma siccome Jidan si dà sempre un sacco di aria, finiscono per litigare. Non capisco. Lui si comporta così anche con me. Devo fare qualcosa. Eh? Il cartodromo? Aspetta! Non lasciarmi solo! Ma tu, se non sbaglio... qui, attenzione, che adesso c'è un altro degli enigmi che ci eravamo posti all'inizio del gioco e che adesso finalmente trova risposta. Vista notturna. Che combinazione rivederti. Grazie per l'altra volta. Di niente, figurati. Normalmente il mio capo non dà passaggi agli estranei, ma si vede che gli eri simpatico. Ti ha solo accompagnato in idrovolante ad Alexandria per andare a guardare lo spettacolo. Capito? Ecco perché Vivi si trovava ad Alexandria, perché era stato accompagnato. Lui non poteva percorrere tutta quella strada da solo, cioè fare quel viaggio da solo per Vivi sarebbe stato massacrante, tra mostri e tutto quello che c'era. Non si poteva fare, però era arrivato ad Alexandria con un idrovolante, quindi aveva avuto un passaggio, ecco perché era lì, visto che abbiamo scoperto che lui in realtà abitava qui in zona. Allora dimmi, ti è piaciuto lo spettacolo? Tantissimo, anzi, in realtà noi qui non dovremmo sapere dove abitava Vivi, dove è cresciuto Vivi, ma potremmo saperlo. Ho saputo che ad un certo punto c'è stato un colpo di scena, è finito tutto bene? Sì, forse. Mi fa piacere, ora devo tornare al lavoro. Senti, ma casa tua non era vicino Toleno? Sì. Va a farci un salto, no? Esatto. Qui ragazzi c'è qui c'è una cosa che non tutti sanno probabilmente, che adesso vi spiegherò. Ma ormai il nonno non c'è più. Cosa faccio? Torno lo stesso o non torno? Ecco, questa è una decisione che in realtà influisce sul gioco. E perché influisce sul gioco? Perché scegliendo di tornare lo stesso alla zona dove abita Vivi, potremmo vedere praticamente Vivi che ritorna a casa. E vedere una scena, una piccola scenetta extra, che per l'appunto ci fa ripercorrere la strada di Vivi. In realtà, molti non lo sanno, ma per essere perfezionisti e per fare una perfect run, qui con Vivi non dobbiamo tornare a casa. Qui la scelta giusta è non tornare, perché se non torniamo possiamo ottenere una carta speciale. Che potremmo vedere più in là, che potremmo ottenere più in là. È un piccolo, diciamo, una piccola chicca che ci serve per ottenere un oggetto rarissimo, ovvero una carta rarissima in particolare, una delle carte Hemingway addirittura. Quindi, e voi sapete quanto sia rara la carta Hemingway. Dato che comunque io qui non salverò e staccheremo la live col mio salvataggio di Alexandria, dove dovrò fare tutte le cose cioè tutte le cose che mi sono portato da Alexandria, qui torneremo a casa, perché così vi faccio vedere la scena che poi taglierò e la incollerò praticamente nella run che faremo la prossima volta, dove non torneremo a casa, ok? Quindi avremo tutte e due le versioni alla fine. Quindi se volete fare una perfect o comunque avete intenzione di ottenere il massimo dalla città di Toleno, non dovete tornare a casa, mi raccomando. Noi in questo caso torniamo.
già che sono venuto fin qui, faccio un salto a casa. E quindi Vivi va. A quest'ora avremmo potuto dire no, non faccio un salto, continuo ad esplorare la città. Lungo il canale. Eh già. Non è cambiato niente qui. Non gliela fa nessuna a quella gallina. L'unica cosa di buono che ha è la vista. Fammi cercare la prossima fonte di guadagno ora. Ehi, tu, mi stavi per venire addosso. Ti hanno tagliato la lingua? Oppure non sai chi sono io? Levati di torno. Non lo sai? Peggio per te. Ehi, ma noi ci conosciamo. Eh? Tu sei Amarant, l'uomo salamandra. Eh? Ah! Che succede, Amarant? Perché quell'uomo di prima è scappato di corsa? Ah, ho capito. Ti diverti ancora a spaventare i deboli. Il nonno mi diceva sempre che solo ai deboli piace spaventare i deboli. Che stupidaggini. Ma guardalo. Quanto gli piace giocare con le bambine. Oh, mi ha sentito. Che tipo strano. Ehi, dove vai? Anche lui però. Ok. Let's go. Allora, a questo punto possiamo anche andare di qua. E andare anche di qua. In questo momento noi dobbiamo raggiungere Vivi. Per sbloccare quella scena di cui vi ho parlato poco fa. Ora per un... Una questione di praticità, metto lo stop agli incontri casuali, così possiamo raggiungere Vivi senza problemi, tanto ormai siamo in conclusione, è inutile appesantire la live, e poi queste sono tutte cose che devo rifare da solo, quindi inutile appesantire il tutto. Eccolo qua. Vivi, che fai qui? Ciao Gidan, hai trovato subito anche questo posto, eh? Tu piuttosto, come hai fatto ad arrivare qui? Qui ci vivevo con il nonnino. Eh? Vivevate vicino a Toleno? Sì. Perché vivevi col tuo nonno? Perché... Ecco. E qui si vede per la prima volta Quan. Guardate che figo. Che tra l'altro, se notate, non solo ha i baffetti neri, no? Che sono tipo quelle spunte nere, che tra l'altro qua si notano meglio, ma su PlayStation non si notavano così bene, ma praticamente Quan viene identificato come uomo perché indossa un abito tradizionale cinese maschile. Questo è un abito cinese maschile, quindi Quan era praticamente etichettato come maschio sia nella versione giapponese che nella versione occidentale. Ah oh, c'ho una fame. Giorni interi a pescare in questo mare de foschia e a medità, ma medità non te dà mica il pane. Pesca sì, ma lo piglierò qualcosa. Ha boccato? Ecco qua. E così tu... Sì, ero io attaccato all'amo. Ah. Forse ero caduto da un idrovolante, oppure mi ci aveva portato qualcuno. Non posso credere di aver pescato qualcosa nel mare de foschia. Non aver paura, ragazzi. Mi pare buono da magnà. Sembra pure tenero tenero, ma è ancora troppo piccolo. Esatto, questo è uno scenario molto inquietante. Il nonno era buono con me, si preoccupava perché non crescevo. No, Vivi. Ah, sì? Ora andiamo, Gidan. Qui non c'è niente da fare. Va bene.
No, Vivi, ti sbagli. Tuo nonno non è che si preoccupava per te. Stava semplicemente aspettando che tu fossi grande a sufficienza per mangiarti. Sì. L'orologio è fermo. Si è fermato proprio una settimana fa, quando ho rapito Daga d'Alexandria. Una settimana fa, è passato un po' più di tempo, mi sa, adesso. Quindi, questo uovo, come vi avevo detto la scorsa volta, non è di Vivi. No, no, no. Vivi era già nato, quindi non poteva essersi schiuso dall'ovetto. È un uovo che probabilmente avranno mangiato, che comunque sarà servito per sfamarsi in qualche modo. E qui potete notare la forchetta, che è l'arma tipica dei Q, e che in questo caso tecnicamente doveva essere l'arma di Quan, a quanto pare. Quindi tutti gli indizi portano qua. E poi qui c'era l'altezza di Vivi. Questo è il segno dell'altezza di Vivi a 6 mesi. Vedete, perché c'era Quan che praticamente lo stava crescendo, lo stava allevando come un maiale praticamente. Cioè lo stava letteralmente allevando come un maiale. Cioè segnava quanto cresceva, segnava se stava ingrassando, perché l'avrebbe mangiato. Cioè praticamente la storia è questa. Vivi l'ha considerato come il nonno, lo chiama come nonno, ma in realtà Quan lo voleva mangiare. Cioè questa è una cosa molto molto particolare che un po' ti scandalizza. Però vabbè, ci sta alla fine. Va bene. Fatto questo piccolo retroscena, io direi che siamo precisamente in orario a mezzanotte, visto che poi tutti quanti ovviamente a mezzanotte spariscono, per cui io evito di forzare la mano e a mezzanotte preciso stacco. Così non c'è problema, chi vuole andare a letto va a letto, chi vuole andare da qualche altra parte va da un'altra parte e siamo tutti felici. Signori, ah boh, questo non si sa effettivamente se si sia realmente affezionato a lui oppure no. Non lo so, in realtà non lo so, quindi da quello che si capisce non sembra. Sembra più una questione di proprio di allevamento, cioè proprio l'ha allevato, però a tutti ci piace pensare che effettivamente poi Quan si sia affezionata a Vivi e che quindi non l'abbia più mangiato e l'abbia cresciuto effettivamente come se fosse suo nipote o comunque suo figlio, mettiamola così. Va bene ragazzi, io direi che per oggi è tutto, così io posso recuperare per conto mio tutte le cose che non ho fatto qui e che includerò in questa live tagliuzzandola e moddandola, mettendo tutte le robe che devo mettere a schermo. Io vi aspetto ovviamente la prossima volta, non so quando riprenderemo Final Fantasy, probabilmente giovedì forse, perché domani c'è Opera Omnia. Mercoledì voglio fare Triangle Strategy, che siamo rimasti troppo indietro e voglio assolutamente recuperarlo. E poi giovedì probabilmente faremo... Aspetta, ma giovedì... Giovedì quand'è? Scusatemi. Ok, giovedì 26, allora sì, perché poi venerdì 27 esce Stranger of Paradise, esce il DLC di Stranger of Paradise, quindi... Dobbiamo poi fare il DLC di Stranger, assolutamente. Quindi venerdì c'è il DLC di Stranger e poi sabato e domenica magari ci riposiamo, come giusto che sia. Va bene, ragazzi, detto ciò vi do la buonanotte.